Buonasera, ben trovati, ben ritrovati, eccoci qua, è lunedì puntuale sempre a vostra disposizione in compagnia mia di Bolaffi e delle prossime tre ore in diretta e diretta che come sempre ci vedrà protagonisti di quello che è il grande mondo della numismatica. È un lunedì molto interessante, ve lo anticipo, eh, sono davvero contento perché abbiamo... Una, un set molto ricco, eh, grandi aurei romani, lo anticipo subito: quindi, grandi appassionati di monete romane siano pronti e attenti, eh, grandi possibilità anche nel mondo eh, delle monete greche. E poi, finalmente, su grande richiesta, il rientro prepotente e importante dei marenghi, in particolare di uno dei marenghi più ambiti e con cui, tra l'altro, iniziavo la trasmissione. Quindi, eh, come sempre, l'invito è a seguirci, a utilizzare il centralino, il centralino lo sapete, è a vostra disposizione per fare tutta una serie di cose molto interessanti. Eh, essere presenti con noi, partecipare alla trasmissione, darci eh, le vostre opinioni, i vostri consigli, le vostre critiche quando ci sono eh, sono anche quelle benvenute perché ci aiutano sempre a migliorare. E poi e questo evidentemente è quello che interessa maggiormente a voi, la possibilità di vedere senza impegno a casa le monete che vi presenterò, quindi la conferma, la telefonata serve a dire ho visto una moneta, mi piace, vorrei vederla a casa. Allora ecco che quel vederla a casa si concretizzerà con un appuntamento che andremo a fissare nei prossimi giorni e quindi o a casa vostra o a casa nostra in uno dei nostri negozi di Torino, Milano, Roma e Verona saremo lieti di incontrarvi e mostrarvi proprio le monete che questa sera vi hanno particolarmente colpito e affascinato. Solo in quel momento, dopo averle valutate, dopo aver ragionato sulla storia, sulle caratteristiche, su quelle che sono le peculiarità, e dopo aver visto anche quello che è un po' l'aspetto economico, quindi il prezzo, le condizioni di pagamento, solo in quel momento deciderete se eventualmente acquistare o meno le monete. Quindi eh, il consiglio è proprio quello di approfittare di quella che è una, una possibilità davvero straordinaria, quella di poter scegliere senza impegno e poi godere a casa della, della bellezza. Usate il numero della diretta, il 346 finale, oppure se volete potete anche usare i più moderni WhatsApp o sms, o addirittura l'email col tv.chiocciolabolaffi.it. Quindi non avete scuse, eh, se avete piacere con noi parlate facilmente. Approfitto per salutare un po' di persone, questa sera siamo in tanti in questa stanza, davanti a me Alberto che è ovviamente un grande appassionato ormai di monete e non di francobolle, me l'ha confessato, <ride> non sto scherzando. Alessandro che ha appena condotto la trasmissione, Cristina centralino, Walter che è qui con noi, eh, conoscerete Walter, qualcuno di voi eh, già ha avuto modo di conoscerlo, Walter Moi, eh, una presenza importante nel nostro negozio di Milano. Attualmente in sede a Torino, vi accompagnerà, vedrete lo conoscerete nelle prossime settimane nelle trasmissioni che andremo a fare eh, tendenzialmente di venerdì. Quindi la squadra, come vedete, aumenta, aumenta proprio grazie a voi, grazie alla vostra eh, costante presenza. Quindi la nostro, il nostro palinsesto aumenta e per questo aumentano anche le forze in campo. Quindi benvenuto Walter stasera, un caro saluto e presto sarà qui a fianco a me, a fianco ad Alessandro per un, un percorso insieme a voi. Bene, lo so che tutte queste parole un po' vi interessano, un po' vi annoiano, volete vedere le monete? E sia, allora Alberto, eh, noi abbiamo già preparato una visione eh, pazzesca di una moneta che. Si tratta solo di capire chi sarà il più veloce nel confermarla, perché è davvero tanto, tanto tempo che non ho piacere e possibilità di presentarvi. Ma, come d'abitudine, senza fare come... proprio così, vram, facciamo una carrellata veloce, una spazzolata di telecamera, perché? Perché possiate vedere quello che vi stavo e vi ho annunciato. Quindi, grande, grande selezione di Aure Romani, un parterre straordinario con imperatori e auguste imperatrici da far veramente girare la testa, abbiamo i nomi più importanti, abbiamo le monete più rare, abbiamo la grande qualità, abbiamo tutto ciò che risponde alle vostre esigenze richieste. Eh, do un saluto speciale ai tanti nuovi telespettatori che so, ci stanno seguendo, grazie anche alla nostra eh, ultima mh, pubblicità stiamo facendo una pubblicità radiofonica, qualcuno l'avrà sentito su Radio24, tanti eh, quindi di voi si sono approcciati per chiedere informazioni, molti di voi hanno, sono venuti a conoscenza di queste trasmissioni, ecco do a loro un saluto speciale, un benvenuto, ecco questo è Bolaffi, vedrete monete, vedrete certificati, vedrete eh, prezzi, ma soprattutto quello che potete fare appunto è incuriosirvi e avere maggiore possibilità di scelta. Uh, proprio su quello che andremo a vedere. Bello questo espositore di argenti romani. Quattro capolavori assoluti nell'ambito di quella che è la monetazione dei in denari d'argento. Con Tiberio, attenzione, con una plotina e eh, un saluto caro a tutta la rete vendita che di Plotina eh, Walter ne ha fatto un punto d'orgoglio. E poi Galba e poi Costantino, insomma i grandi testimoni. Eccola qua la nostra rete vendita schierata quei funzionari che poi appunto possono raggiungervi a casa o potete incontrare nei nostri negozi proprio quando eh, sarà vostro piacere confermare qualche moneta. Parleremo di marenghi e parleremo di doppi marenghi e la trasmissione inizierà proprio parlando di queste importanti monete d'oro, eh, vedete già in sovraimpressione, anzi in, in camera, tre marenghi posizionati sull'espositore e due... Eh, meravigliosi doppi marenghi sono i 40 lire. Pensate di Napoleone e di Maria Luigia, una coppia importante, una coppia fondamentale della storia. Due monete testimonianze di un periodo di un Ottocento favoloso, di una caduta di Napoleone, di, una, di un congresso di Vienna. Insomma, ne parleremo ampliamente. E poi ancora oro, oro quanto quell'oro da collezione, quell'oro numismatico da non confondere con l'altrettanto importante ci mancherebbe oro di borsa, dove qui il valore è dato dalla rarità e dallo stato di conservazione, dall'autenticità, e tutti questi concetti li esploderemo e li esploreremo questa sera, proprio parlando di certificati, di garanzie, quelle differenze che fanno, eh, la, appunto, la differenza tra acquistare monete da un'azienda come Bolafi, che c'è da 127 anni, oppure lanciarsi nel vuoto, eh, a volte eh, cercando di fare chissà quali affari. Guglielmo e Guglielmina, il Kaiser, Guglielmo di Germania e la Guglielmina d'Olanda, un bellissimo 10 lire di Vittorio Emanuele II, come vedete, piatto ricchissimo. Parleremo anche di monetazione greca, come sempre le monete greche ve le combattete, no? A son di spada stasera Uh, un argento è una moneta in bronzo, un argento di Zeus uh, straordinario, un tetradramma del padre degli dei e poi questo davvero mi entusiasma quasi come vedere un aureo, perché un bronzo di Ares, una moneta di bronzo risalente al mondo greco, quindi ci porta veramente indietro nel tempo in maniera assoluta, straordinariamente conservata Parliamo del 215 avanti Cristo. I bronzi greci, signori, sono merce davvero rara, davvero difficile. Il bronzo è un metallo che il tempo rende ingeneroso e quindi eh, tende a davvero consumare e rovinare. Invece, qui abbiamo una, una moneta di Ares a 1155 euro. Ve lo dico subito perché qui siamo di fronte a quella moneta da confermare subito, non subito, di più. Qui mh, non c'è bisogno da parte mia di far riferimenti geografici, di salutare eh, clienti che ho visto la settimana scorsa, che vedrò questa, far riferimenti al Veneto, alla Sicilia, al Trentino, alle Marche, all'Abruzzo. Qui siamo di fronte a un bronzo, un di dramma, due dracme di Ares, con sul diritto appunto il volto del dio del guerriero, quel dio guerriero che avete scelto già. Nelle monete d'argento bellissime che abbiamo visto settimana scorsa, confermate e giustamente acquistate immediatamente, e qui lo ritroviamo su un poderoso bronzo. Vedete, il bronzo era proprio il sistema basico della monetazione greca e lo sarà poi successivamente anche nel mondo romano. E trovare quindi monete in bronzo così ben conservate abbiamo un'immagine anche, eh, guarda che meraviglia. Questa è l'immagine ecco, come, come sempre. Eh, vedete delle monete in e poi le vedete mh, in una visione molto più dettagliata. Questo grazie alla nostra telecamera di precisione che ci regala e vi regala la grande bellezza di questi esemplari. Io su questa moneta ovviamente non voglio insistere, non voglio come si suol dire i, mh, muovere grosse parole, ma vi voglio portare di fronte a, al fatto che siamo veramente. Nella condizione di scelta di uno dei bronzi greci più difficili da individuare. Vedete il mondo della monetazione greca, lo sapete, è argento, il mondo della monetazione greca è l'argento che era l'unità che ha fatto muovere i commerci, gli scambi e poi c'erano i pochi e rari aurei, gli stateri, bellissimi. Abbiamo ammirato, bellissime monete nelle settimane scorse e poi c'era il denaro del popolo e questa moneta, pensate, ci porta a Abruzium attuale Calabria e ci porta davanti a una testa di Ares con l'elmo corinzio crostato e ornato dal Pegaso il cavallo lato e sotto il taglio del collo la spiga di grano il rovescio il rovescio è capolavoro di stile perché troviamo la l'Aniche la vittoria alata con un ramo di palma nella mano sinistra che sta incoronando un trofeo d'armi nel campo al centro la cornucopia e lungo l'ala della dell'Aniche il nome Bruzzi in caratteri greci Bruzium. Eh? Allora è una moneta che ha una richiesta di 1155 euro, una moneta che deve e può accompagnare le più importanti collezioni di monete greche e per chi non ha ancora avviato questa bella collezione, sicuramente un esemplare un po' per il luogo, un po' per il territorio, quindi questo attacconiato, un po' per la storia che ripeto, vale la più importante moneta d'oro, perché la difficoltà di reperimento è assoluta eh, quindi ho detto come al solito che avrei iniziato parlando di Marenghi, di monete d'oro, ma quando nella mia carrellata incontro un simile capolavoro non posso, non pensando a voi, eh, non posso pensando a voi non suggerirvi questa moneta. Bella bella bella. Ciao Alessandro, un saluto carissimo. Ah, non vedo l'ora di vedere anche le altre. Eh. eh lo so, lo so. Eh lo so, ma tu lo sai che io poi mi, mi fisso sulle monete. Questo è un, un esemplare che mi ha entusiasmato. Allora, abbiamo visto quindi eh, un po' la carrellata, ecco, ehm, sempre, sempre, sempre nel mio poi quotidiano viaggiare per l'Italia, incontro a voi mi sento dire, eh ma parli troppo di monete romane, parli troppo di monete greche, di Marenghi, a me piacciono quelle, a me piacciono le banconote, chiamate e mi dite quello che avete piacere di vedere e se posso... E il piatto è ricco. Eh, io immediatamente vado a dedicarvi la presentazione delle monete che maggiormente vi interessano. Diversamente, ovviamente seguo un po' un mio filo di conduzione. Allora, vogliamo iniziare. però, Alberto, mi devi fare un favore: me la devi leggermente attrizzare perché è talmente bella è talmente importante questa moneta che dovete vederla non bene, benissimo. Poi è una qualità che è assoluta, esagerata. Allora signori, di cosa stiamo parlando? Eh, guarda, ruota un po' verso di te, scusa. Ah perfetto, perfetto, perfetto. Allora, voi lo sapete che mh, uno dei capitoli di grande fascino che ha, ci ha accompagnato e vi sta accompagnando nella collezione di monete eh, dell'Ottocento eh, è la collezione dei marini. E di Marenghi abbiamo parlato spesso, abbiamo parlato e parleremo anche questa sera, abbiamo incontrato le bellissime monete la settimana scorsa legate al Regno di Sardegna, bellissime monete del Regno d'Italia, di Vittorio Emanuele III, avete scelto la Maria Luigia, il Murat, avete scelto Napoleone e qualcuno di voi mesi fa ha avuto la fortuna di poter accedere alla numero uno e ancora ci ringrazia e tutti gli altri ci hanno detto quando, 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 diceva anche una canzone. Allora signori, quando è stasera? Sua maestà, il Marengo di Marengo. Andiamo a vederlo. Cristina, pronta a rispondere al più veloce perché un Marengo di Marengo è diventato ormai l'oggetto assolutamente... Più ricercato nell'ambito del collezionismo di Marenghi. Perché è la numero uno, perché è la storia, perché è l'inizio di un'epopea, è l'inizio di tutto. È quell'Ottocento che vede in particolare, precisamente nel 1801, la coniazione per la prima volta di una moneta d'oro con le caratteristiche tecniche, con lo standard che accompagnerà poi. Due secoli praticamente di eh, coniazioni europee di quello che sono monete d'oro, del peso di 6,45 grammi, del diametro di 21 mm, in questo caso leggermente più generoso il Marengo di Marengo, di 23, e che appunto sarà poi utilizzato come standard da tutti i paesi europei. Progressivamente tutti adegueranno la loro coniazione a questo standard di peso, dimensioni e intrinseco. E allora, con decreto della Repubblica Subalpina del 22 ventoso dell'anno nono, cioè 13 marzo del 1801, vengono coniate le monete da 20 franchi, vengono coniate a Torino, vengono realizzate da Amedeo Lavì, grande scultore, grande Um, creatore di monete già nell'epoca uh, francese e anche su quella del regno di Sardegna e nasce quindi il famoso Marengo di Marengo. Signore, l'epopea di Napoleone, Napoleone vittorioso proprio a Marengo dopo la famosa battaglia in cui sconfigge gli austriaci, una battaglia epoca, epo ehm, una battaglia veramente epica, una battaglia che vede Napoleone Rientrare di Gran Carriera dall'Egitto dopo che gli austriaci avevano riconquistato i territori dell'Italia del Nord e allora intercetta questi austriaci a Marengo e in un giorno, quando addirittura gli austriaci già assaporavano la vittoria, una vedetta austriaca era già partita per dare l'annuncio a Vienna della vittoria. Invece Napoleone, grazie all'intervento di un'altra armata che arriva in suo aiuto, riesce a sconfiggere. Gli austriaci e a riprendersi i territori. E allora per celebrare quella battaglia e quella vittoria viene coniato il Marengo con la scritta, e torniamo a vederlo: l'Italie délivré a Marengo. L'Italia deliberata a Marengo, un'Italia nella visione di Napoleone che era già un'Italia che sarebbe dovuta diventare un'Italia unita. E quello era il progetto di Napoleone che da lì a poco poi si incoronerà re e imperatore d'Italia a Milano nel 4, pochi anni dopo. E allora, signori, sul diritto questa immagine meravigliosa della eh beh, del, del simbolo per eccellenza, l'allegoria della Repubblica, questa immagine, una Minerva. E poi sul rovescio. 20 franchi, liberté, égalité e ridagna, vanfranc, l'andis, l'anno decimo. L'anno decimo perché? Perché questa moneta fu coniata nel 1802, le monete furono coniate soltanto in due anni, il 1801 denominato Anneuf e il 1802 andis, cioè il nono anno, il decimo anno da quel 1792, cioè il calendario delle ere istituito da Napoleone. Allora, signori, il Marengo di Marengo è quella casella number one di tutte le collezioni di Marenghi. È la casella numero uno di tutte le collezioni di monete d'oro italiane, europee dell'Ottocento in avanti. È la moneta tipo di qualunque collezionista di monete che colleziona monete più moderne. Il sistema decimale è nato lì, lo stesso sistema che utilizziamo oggi. Perché di lì in poi si conterà 20, 40, 80 e poi 20, 50, 100 e quindi 5 e quindi multipli e sottomultipli di questa moneta. Allora dove sta la sorpresa? La sorpresa intanto è avere un marengo di marengo e siete i primi a vederlo. Questo è il suo certificato e carta canta 2 ottobre. Mm? 2 ottobre, quindi siete i primi a vederlo e poi signori di fronte a una moneta che già di per sé è rara, che quando disponibile noi la consigliamo Lasciatemi lo dire in qualunque qualità, dove la qualità media è espressa sul catalogo, questo è il catalogo dei Marenghi che guarda caso ha una copertina che mi ricorda molto l'immagine appena vista, perché proprio la copertina è il Marengo di Marengo che ci racconta proprio nella prima pagina che la moneta ha una qualità media del 40% una tiratura di soli 24.268 esemplari, tiratura che ovviamente nasce bassa e che poi successivamente tende a diminuire perché? Perché poi quando Napoleone va all'Elba, quando queste monete vengono sostituite dalle lire, vengono fuse, vengono richiamate e portate a fusione. Quante se ne salvano? Pochissime. E in che condizioni? Beh, normalmente in condizioni molto inferiori a questa. La qualità media di catalogo espressa è il 40%. Pronti amici perché il più veloce stasera avrà l'opportunità di mettersi in casa in una qualità superiore alla media perché parliamo del 45% di qualità. Con una richiesta che adesso immediatamente vi vado a esplicitare. Mamma mia, sì Cristina, ma facevo fatica a... Crederci a 5.760 euro il lotto numero 39 il Marengo di Marengo al 45% di qualità. Non potete, secondo me, far mancare indipendentemente dal fatto che collezionate monete romane, monete greche, monete del Regno, monete di Sardegna, monete della Repubblica, banconote, francobolli, quello che volete. Non mancate questa sera il malengo di Marengo al 45% di qualità. No. No. Poi spegnete e andate a dormire se non volete tentazioni ulteriori, ma non lasciate il malengo di Marengo al 45% di qualità. Perché è folle. Non ha, in questo caso e sono... Come dici, ma Lorenzo? Ma magari hai delle altre cose da propormi? No, dico, guarda, veramente cambia canale, spegni, ma il Marengo di Marengo fallo mettere da parte. Perché purtroppo, e qui c'è cioè, appunto con me Valtteri, potrebbe testimoniarvelo: eh, riuscire a portarvi in trasmissione monete di questo tipo con tutta la rete vendita che dice, Lorenzo, io ho il cliente. A cui offrirlo, ecco che diventa sempre più difficile. Ed è il rispetto nei vostri confronti, quello di dire lunedì, sempre il pri privilegio ai nostri telespettatori. Io lo metto, se no faccio la puntata, ma io potrei fermarmi qui davvero. Perché, perché davvero sul Marengo di Marengo, con tutti i collezionisti pronti a eh, mancare un Marengo di Mengo in queste condizioni è un vero peccato. Però ho tante cose da mostrarvi quindi proseguo. Ma Datemi veramente conferma del fatto che ho pensato a voi e non ho sbagliato anche questa sera nel consigliarvelo. Nel consigliarvelo. Guarda qui, e eh, questo verrà do dopo un po' questo questo atto, questo atto di incoronazione. Bellissimo il Marengo di Marengo. Bene, allora proseguiamo però, perché altrimenti io eh, giustamente mi innamoro delle cose e tendo anche un po' a, a soffermarmi. E sinceramente. Rimango un po' stupito del silenzio. Rimango un po' stupito perché avrei scommesso: non è mia abitudine scommettere, ma avrei scommesso che una moneta così, eh, e non è un caso che l'abbia presentato all'inizio, perché tutti possano eh, avere diritto e possibilità di scelta, avrebbe incontrato immediatamente il vostro interesse. Ma sono sicuro che a mezzanotte non arriva. Allora, dai, andiamo avanti però. Dunque, volevo mostrarvi. Uh, ditemi ecco se volete vedere Marenghi, ditemi se volete, ditemi se volete. <ride> Cristina non lo dico, ma lo dici tu al telefono perché voglio premiare chi chiama? Su questo Marengo di Marengo, su, fate una conferma e il centralino vi dirà una cosa che è fuori dall'ordinario: vi dirà: guardi, gentile amico, gentile amica. Ha fatto benissimo a confermarlo perché c'è una sorpresa, ma voglio che sia una sorpresa, quindi la voglio regalare a chi... chi piuttosto chiamate e fatevi dire qual è la sorpresa. Vedete che è una sorpresa molto interessante, molto interessante, molto interessante. Andiamo avanti. Allora, eh, allora, 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 allora voglio, voglio, ah, guarda, la coppia di... Voglio restare su Napoleone, scusate ma quando Napoleone e Maria Luigia ce l'abbiamo già nella nostra... Allora, guardate, Napoleone, lo abbiamo citato, ehm, nel suo percorso ha saputo eh, creare davvero un qualcosa di straordinario, lasciamo stare la sua epopea militare, le sue conquiste, ma proprio dal punto di vista numismatico, quello di cui noi amiamo parlare. Bene, ehm, il Marengo di Marengo è la fiamma, no? La come si dice, la luce, dal buio c'è la luce, poi di lì c'è tutto, tutto quello che c'è sul mio tavolo, questi cataloghi di regno, di Sardegna, di Maio, nascono da quel Marengo di Marengo. Napoleone ha una fase, questa storia di crescita estrema, e poi la sua epopea insomma, lo vede eh, pian piano ehm, andare in, in una fase di decadenza. Ecco, quella fase di decadenza ha una data molto precisa, e quella data molto precisa coincide con la sua, col suo esilio. E quella, quella data è il 1814. Allora, io eh, stavo guardando oggi pomeriggio l'importanza di queste due monete, perché da sole sono un libro di storia e ve le voglio mostrare proprio insieme. Sono la moneta da 40 lire, quindi il doppio Marengo, ecco il famoso Marengo che nasce come inizio di sistema decimale, e poi i multipli vengono coniati di peso due volte il Marengo. Doppio marengo di Napoleone e doppio marengo di Maria Luigia sua consorte. Andiamo a vederli. Perché mi sono entusiasmato io di fronte a queste due monete? Perché io vedo un Napoleone Bonaparte, re e imperatore d'Italia, 1814, zecca di Milano. Melograno e coppa capovolta, come tutte le coniazioni legate a Napoleone, Nell'ultimo anno, nell anno di coniazione di queste monete che coincidono con la, sua, con la caduta degli dèi, lasciatemi dire. E poi cosa succede? Succede che Napoleone va in esilio all'Elba e Maria Luigia, sua consorte, principessa e arciduchessa d'Austria non seguirà Napoleone nell'esilio, ritornerà a Vienna e chiederà chiaramente al suo padre di poter avere giusto tributo per il suo rango e questo tributo le verrà riconosciuto nel 1815 da quello che è uno dei momenti epocali dell'Ottocento, cioè il Congresso di Vienna che ristabilisce vi l'ordine dopo Napoleone, assegnando a Maria Luigia, ancora Maria Luisa, il, il Granducato di proprio Parma, Piacenza e Guastalla. Allora avere il doppio Marengo di Napoleone a sinistra, 1814, e il doppio Marengo, il 40 lire di Maria Luigia del primo anno, 1815, e beh io qui di nuovo penso che un amico o un'amica possa regalarsi, perché le cifre sono davvero quelle cifre che mi permettono di usare il termine regalarsi, perché a 1350 il doppio Marengo di Napoleone, 40% di qualità, bellissimo. E a 1400 euro il doppio marengo di Maria Luigia, anch'esso al 40%. Andiamo a vedere anche i due rovesci. E beh, se non incontrano questo il vostro gusto, guarda che cos'è l'araldica di questi stemmi. Quando vengono a trovarvi i nostri funzionari, quando andate nei nostri negozi, fatevi raccontare... Nel dettaglio l'importanza di quelle due alabarde cussate, l'aquila la, la, da spiegate nello scudo di Napoleone, nello stemma di Napoleone, gli stemmi della casata di Maria Luigio, i richiami all'Austria. All Signore, parliamo di monete d'oro, e qui lo dico per chi chiaramente è un po' meno avvezzo alla materia, molto importanti anche nel peso e nella dimensione, perché parliamo proprio di doppi marenghi, quindi di 40 lire. Eh? di 40 lire e quindi parlando di DOF di Varenghi parliamo di 12,9 grammi 26 mm di diametro <ride> mannaggia <ride> allora guardate i certificati intanto 3-4 ottobre 2017 siete di nuovo i primi a vederle queste monete eh? appena arrivate appena messe a vostra disposizione qualità 40% questi sono i certificati di autenticità. E che cos'è un certificato di autenticità? È il certificato di autenticità che a volte, colpa mia, non vi faccio vedere, non valorizzo per quello che merita. È la carta d'identità, è il passaporto della moneta, quello che vi garantisce l'autenticità, che esprime il suo livello di conservazione in scala percentuale, che vi mette al riparo da sé ma forse speriamo, perché oggi voi le comprate, le custodite. Eh, le tenete eh, nel vostro patrimonio e poi le trasmettete ai vostri figli, ai vostri nipoti. Allora chi troverà queste monete dovrà essere tranquillo perché magari ignaro della materia di poterle poi ricollocare. A chi le porterà? Beh, girerà il certificato se non troverà altro leggerà leggerà Volaffi VHV 17. Telefono, email. Questo numero e questa azienda c'è da 127 anni ed è proiettata ai prossimi 127 almeno, eh? io non ci sarò, forse, chissà, che non inventeranno eh, qualcosa per... <ride> Però ecco signori, queste, mi permetto un po' di scherzare, ma queste sono le garanzie che non potete non pretendere. Eh? È la differenza, è la differenza. Il resto è un po' fumo, questa è la differenza. Allora, 1350 e 1400. 1814, ultimo anno di Napoleone 1815, primo anno di Maria Luigia. Guardate che la tentazione di creare un dittico era fortissima di dire: non separiamo ciò che la storia ha realizzato e ciò che l'abilità del nostro ufficio acquista è riuscita ad ottenere. Allora, guardate, vi voglio far vedere una cosa che posso farla solo tenendo in mano queste monete. Nella moneta di Napoleone nella moneta di Maria Luigia. C'è da leggere anche l'Incuso. Allora, lo vedete? Questo è Napoleone, si vede molto bene, tra l'altro una moneta di una qualità pazzesca. C'è scritto protegge. È un pezzo di una scritta che, che recita Dio protegge l'Italia. E questo è Napoleone, nella sua visione di re e imperatore d'Italia. Vedete, l'Italia. Guardate che cos'è. Mille... 3,50, guardate che capolavoro. Guarda che cos'è? No. Davvero io faccio fatica ad andare avanti stasera. Sono partito con un piglio un po' deciso, scusatemi, qualcuno l'apprezza, qualcuno magari lo critica, ma io con un marengo di marengo al 45%, con Napoleone 40 lire... 1814 così bello con una Maria Luigia <ride> la Maria Luigia che invece guarda che cos'è aspetta ve la voglio far vedere dai lì Alberto dirige me domine guidami Dio nella, nella, nel governo di questo ducato di Parma Piacenza e Guastella e Maria Luigia fu gran gran duchessa amatissima Davvero, dai, dai parmigiani, dai, dai piacentini e di tutti quelli che erano in quelle terre. Ci siete? Guardate, guardate il campo: sono, sono bellissime queste due monete, davvero sono incredibili. Eh, I coni di Maria Luigia, soprattutto, sono sempre molto, molto bassi e quindi di solito le monete. Chi ha già scelto magari qualche, il Marengo, ad esempio, lo potrà, lo potrà confermare, sono molto bassi e difficilmente si vede un'immagine così bella della Duchessa. Guarda la conciatura, ricorda una, una augusta imperatrice, ne parleremo. Che si fa? Che facciamo stasera? Guarda che cos'è, guarda che cos'è. Certo che andiamo avanti, ma dirigi me domine, diceva Maria Luigia, dirigi me telespettatori, dico io. Eh? Cristina, Pennichello il pomeriggio. Eh? Mamma mia. Ditemi se sto sbagliando qualcosa, ditemi dove voglio, dove devo andare. <ride> Spero qualcuno abbia eh, fatto qualche... Facile battuta. Allora, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti, se abbiamo tante cose. Allora, adesso voglio farvi vedere degli argenti romani. Voglio cominciare dal denaro di Giuda. Ce l'abbiamo il denaro di Tiberio già? Se no... Guarda, il denaro di Tiberio, lo dico alla mia regia, è lui 1, 3. No, 2. Ce l'abbiamo? Se no lo andiamo a mettere nel nostro software. Andiamo a metterlo nel software, perché queste monete... Le dobbiamo mostrare, adesso le facciamo in sequenza, Alberto, sai? Te le metto così, qua e poi qua, così. Queste tre voglio mostrare. Denari d'argento. Allora, il denaro di Giuda, che cos'è? Giuda non è stato un imperatore, no, non ha nessun riferimento con la storia imperiale romana. Beh, sicuramente non lo ha come riferimento il suo status né di imperatore né di console, ma lo sapete, Giuda invece ha, secondo quelle che sono le, le antiche scritture, l'Antico Testamento, un ruolo fondamentale nella vita di Gesù. E ci viene raccontato che Giuda ha venduto la sua anima per 30 denari, Giuda ha venduto la vita di Gesù per un sacchetto di monete, quel sacchetto di monete che gli viene consegnato al Tempio. È un sacchetto che conteneva monete d'argento e le monete d'argento contenute potevano essere le monete locali, le monete di Erode i Sicli, oppure, essendo una colonia romana, la Palestina, dei denari d'argento romani. E chi era l'imperatore all'epoca di Gesù, quando Gesù fu crocifisso? Se l'imperatore quando Gesù nacque era Augusto il primo imperatore, beh, il suo successore ne era colui il quale governava il mondo romano quando Gesù fu crocifisso. Signori, quell'uomo si chiamava Tiberio e il denaro di Tiberio, che vi presento questa sera, bellissimo come qualità, è quel denaro che appunto si fa eh, proprio associare alla storia di, del tradimento di Giuda. Andiamo a vederlo. E eh beh, e eh beh. E eh beh, eh beh, 1437 d.C. è l'anno di coniazione di questa moneta. La moneta viene coniata a Roma e poi viaggia, anzi, scusate, viene coniata a Lione e poi viaggia, e poi viaggia attraverso i grandi mercanti, attraverso i mercanti di schiavi, attraverso coloro i quali si spostano nell'ambito di quello che è il passaggio, il percorso delle monete. E allora questo Tiberio raggiunge le terre cave sacre e probabilmente può finire proprio nel famoso sacchetto del tradimento dei 30 denari. Beh, è ovviamente guai sia ad, ad affermare che questa moneta esattamente questo esemplare è stato nel sacchetto famoso, chiaro, però questa tipologia di monete poteva essere proprio contenuta. Bene signori, sul diritto e torniamo a parlare di imperatori, il volto di Tiberio, il secondo imperatore romano, figlio adottivo di Augusto, con la testa laureata dell'imperatore a destra e sul rovescio una figura femminile seduta su un trono con la palma lungo scettro verticale e la, il ramo di Ulivo con la sinistra. Pontefice Massimo, l'attribuzione la, della massima carica eh, sacerdotale a Tiberio. Questo signori è il denaro di Tiberio in una qualità 30% e viene offerto a 1380 euro, è l'otto numero 2. È un grande, grande classico con cui si va a cominciare una raccolta. Ecco, sto pensando ad esempio, l'ho citato prima, ai tanti... Ascoltatori della, della nostra pubblicità radiofonica che hanno chiamato, hanno contattato Bolafi con qualcuno ha avuto piacere di parlare. Magari ci stanno seguendo che dicono: ma da dove comincio eventualmente una collezione? Da dove comincio? Beh, cominciare da questo vuol dire portarsi veramente all'inizio. Eh, C'è chi invece quella collezione ha già cominciato, e allora un denaro di Tiberio eh, bello ed è difficile da trovarsi, questo è molto bello. È un 30%, ma poi. Lo sapete, eh, i certificati sono precisi, puntuali, quasi asettici no? nella loro rigidità tipica di chi li compone, li prepara, cioè i nostri comitato peritale. Poi c'è l'aspetto emozionale, empatico, guardate la, la, il panneggio, la, la veste di questa che potrebbe essere Livia, la madre stessa dell'imperatore. Allora, 1380, ecco qualcuno dirà: vabbè, ma 1380, 10.000, 5.000, sono cifre che. Eventualmente posso dilazionare qualora decidessi di acquistare? La risposta è sì. L'importante oggi non è decidere come pagarlo, non è questo il momento. Ma proprio non è questo. Se chiamate non vi chiedono come lo vuol pagare, ci fa un bonifico. Un... No, in questo momento si dice quella moneta la voglio vedere, mettimela da parte, quell'altra la voglio valutare, mettimela da parte. Dopo aver visto la moneta, dopo averla sentita, in mano, se vi dà o non vi dà, magari quelle vibrazioni che vi aspettate, allora se decidete di acquistarlo potete fare le vostre proposte. Allora posso pagarla in quattro volte? Posso pagarla in cinque volte? Posso pagarla a 130 euro al mese? Posso? La risposta è sì, e lo dico sempre: non perché siamo particolarmente gentili, perché la polverizzazione del, del credito oggi è qualcosa che per fortuna è di facilissimo accesso. Quindi ci sono formule davvero adatte a tutti dove davvero l'ultimo dei problemi è frazionare il pagamento. Ma ripeto di questo parlatene con noi dopo aver, dopo aver scelto la moneta. Quindi non adesso, ma dopo averla vista a casa o nel nostro negozio. Bene, voglio proseguire con i denari romani perché è una parte diciamo, di collezione molto interessante. Chiedo ad Alberto quindi di mostrare e di mettermi in, eh, nel nostro softbox. La seconda moneta, nel frattempo per i distratti, ricordo Marengo di Marengo, qualità 45%, qualità 45%, 45% è eh, che non c'è mai, ma no non c'è mai il 45%, che non c'è mai, ma ormai non c'è più il Marengo di Marengo. Allora perché mi sono stupito del vostro silenzio? Perché dico, dopo settimane di chiamate vostre di richieste di mail di sms di messaggi ai vostri consulenti ma un marengo di Marengo ma lo voglio bello e poi arriva il Marengo di Marengo in questo stato di conservazione e con questo prezzo e allora dico io l'839 a 5760 e amici se non è questa la serata per sceglierla quando sarà mai la serata per sceglierlo? allora io vi invito davvero a essere molto attenti Molto attenti sul Marengo, molto attenti anche sul doppio Marengo, su quel Napoleone 40 lire e Maria Luigia 40 lire. Quindi, nel frattempo, abbiamo preparato, eccola qui, la nostra ulteriore meraviglia nell'ambito degli, arg degli argenti greci e, eh, scusate, romani. Bene, la moneta che sto per mostrarvi è veramente una moneta che ha un livello di rarità rispetto a. Ad altre monete d'argento superiore in maniera assoluta e questo perché? Perché vedete la rarità di una moneta. Il valore di una moneta è funzionale a tanti aspetti, eh? non ce n'è solo uno. Gli aspetti sono il, intanto il numero di pezzi coniati, poi il tempo che è passato da quando la moneta è stata coniata a quando è arrivata a noi e poi lo stato di conservazione. L'insieme di questi elementi fanno sì che una moneta. Può avere 2000 anni e valere 100 euro, può avere 20 giorni e valere 100.000 euro. È più facile il contrario, per carità. Può essere d'argento e valere più di una moneta d'oro perché non è il metallo a fare il valore numismatico, ricordo. Ma la rarità. Allora, quando noi andiamo a vedere come in questo momento un denaro di un imperatore che è stato tale per pochissimi mesi, allora già capite che siamo di fronte a una moneta che nasce rara. Quell'imperatore si chiamava Galba, imperatore nel 69 d.C., quindi tra la fine del 68 e l'inizio del 69, l'anno dei quattro imperatori, un anno pazzesco, Galba che arriva a Roma sulla scia della deriva di Nerone e poi riuscirà davvero a fare pochissimo perché poi sarà ulteriormente sostituito da Otone e poi da Vitelli e poi da Vespasiano, l'anno dei quattro imperatori, denaro di Galba, andiamo a vederlo come merita una moneta di questo, di questo livello. Galba. Galba, signori, un uomo che la storia ci ricorda, fu un soldato, un membro di una ricca famiglia. Patrizia. Divenne imperatore già avanti negli anni. E infatti, quando arriva a Roma, Sentendosi troppo vecchio per governare, chiede l'aiuto a un giovane, un Calpurnio Pisone, appartenente a una famiglia patrizia vicino alla sua, ma mh, la sua azione di governo è tipica di un soldato, a rigore assoluto. E questo non piaceva al, alla corte che era abituata ai vizi, alle, alle feste, al divertimento che Nerone aveva abituato. No? E allora, eh, la, il risultato fu il risultato tipico di quell'epoca, quell quando qualcosa non ti piaceva, quando un imperatore non era adatto secondo i canoni di chi appunto poi ne subiva in, al primo livello le conseguenze del proprio operato. Ecco che il, normalmente si è, presentano i pretoriani e di spada fan fuori Galba e Calpurnio Pisone. Quindi le monete di Galba signori, gli argenti di Galba, gli Auri di Galba, chi, chi possiede un Aro di Galba eh, può essere solo felice, ma l'argento di Galba è altrettanto importante e raro. Sul diritto il volto dell'imperatore conservato e rappresentato in maniera stupenda. Servizio Galba, Servio Sulpicio Galba è il suo nome e sul rovescio, sul rovescio, e questo è pazzesco, l'SPQR Senato Populoschi Romano, il Senato e il Popolo all'optivo servato, al servitore dei cittadini, al salvatore dei cittadini, titolo che si andava ad assegnare agli imperatori proprio perché gli si attribuiva un senso di, salve, di salvezza del popolo, un tributo che arrivava dai tempi di Augusto. Bene signori, il denaro di Galba al 30% di qualità a 1900 euro l'831. E di nuovo ci colloca nello spazio-tempo delle grandi monete romane. È una di quelle monete che si fa fatica a inserire in una collezione, proprio per la rarità assoluta. il punteggi di, di rarità di queste monete. Cosa vuol dire punteggi? Questo è il nostro catalogo. Il catalogo è la Bibbia del collezionista, perché contiene tutte le informazioni tecniche sulle monete. Ma anche e soprattutto le quotazioni, in modo che quando si scelgono nel 2017 si ha una precisa indicazione del perché quel prezzo è calcolato a 1900 euro e non 2000, non 1850. Perché è una uh, semplice uh, conseguenza del prezzo che co co sul catalogo, dove viene data la quotazione al 100% e la moneta viene assegnata al prezzo esattamente in proporzione rispetto alla sua qualità. Galba, signori, ha una, un indice di rarità molto elevato per un denaro, un 55 punti. Il denaro conosciuto, da noi certificato e pubblicato, aveva sul rovescio l'immagine di Livia divinizzata. Bene, l'esemplare disponibile questa sera ci riporta invece una meravigliosa presenza. Dell'SPQR Senato Populoschi Romano. Io credo che su una moneta romana la presenza di alcuni elementi caratterizzanti la rendano speciale. Quindi la lupa, eh, l'abbiamo vista. La un saluto a chi ha scelto un bellissimo avere Adriano con la lupa. La presenza delle divinità nelle ultime settimane abbiamo, avete ammirato il Dio Sole che salta sulla biga, avete visto grandi possibilità e poi altre. Eh, leggende particolari, una di queste è proprio l'SPQR, quindi il denaro di Galba non manchi assolutamente nella scelta del, della vostra collezione per chi, ripeto, è già nello status di collezionista e quindi è una casella importante da riempire stasera in scelta a un prezzo... Eh, mi, chissà il nostro amico eh, Sergino, se Cristina, se ho Gino, eh. Gino è scomparso, infatti, questo è un nero di galba che io vedo molto bene nella collezione. Eh? Gino, Luigi, è una, è una dinastia di collezionisti. Luigi, eh, con tutte le, 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 le eh, diciamo, possibilità di, di sistemazione del nome, è una, veramente un nome da collezionista, a parte gli scherzi. Questa è una moneta davvero molto interessante, molto importante. Ed è una moneta che io consiglio davvero a chi sta invece approcciandosi perché. Scegliere le grandi rarità, ecco questo lo do come consiglio generale a chi magari si approccia a noi per le prime volte, è vero che in mezzo ci sono dei numeri, che i numeri corrispondono a delle cifre, però credetemi, se potete, soprattutto se siete all'inizio, scegliete le grandi rarità. Un denaro di Galba, va detto, non è un denaro di Adriano, non è un denaro di Traiano, ci sarà un motivo se noi riusciamo a offrire a 390 euro e il denaro di Adriano e il denaro di Traiano in coppia. E questa da sola mille no. Ma poi così pulita, il volto di Galba, l'espressione di questo soldato, raramente così ben conservata. Allora mettete da parte e non accanitevi nella collezione monotematica, perché è molto bello sempre di più il poter avere testimonianze variegate nel tempo e nello spazio. Quindi una moneta greca, una moneta romana diventa un bel mix di collezione, diventa un po' il gusto, il piacere di collezionare la grande, la grande storia. Bene, proseguiamo però perché ho tanto da mostrarvi e il tempo, eh, come si suol dire, scorre rapidamente e velocemente. Voglio mostrarvi il terzo argento perché qui dobbiamo fare una riflessione un po' più sofisticata, un po' più, eh, non più importante perché vale quello che vi dicevo qualche minuto fa. Qui parliamo di grande rarità. Allora, se c'è una moneta di grande rarità e se c'è in generale una serie di monete di grande rarità, eh, dobbiamo parlare di quelle monete coniate dagli imperatori che fanno un passo indietro e dicono "Bene, io conio una moneta, ma rinuncio a coniare l'immagine del mio ritratto e cedo questo onore a una donna, a una donna importante della mia vita. Quella donna può essere la mamma, può essere la consorte o può essere una figlia. E allora ecco che uno di questi imperatori che darà questo tributo alla sua amata compagna è uno dei massimi, eh, forse non forse, la storia ci racconta colui che ha portato alla massima espansione l'impero romano, quindi Traiano. E quindi Traiano concederà alla sua amata consorte il diritto di avere la propria immagine effigiata su una moneta, su un denaro. E allora signori, con piacere, e non è da tutti i giorni, eh, un denaro di plotina. Dopo Cristo circa, siamo in un'epoca in cui Traiano ha raggiunto l'apice e ha già conquistato le sue grandi vittorie sul campo e allora decide di affiancare proprio alla propria immagine quella dell'Augusta. Pompea Plotina, Claudia Febe Pisone, nata nel 70 d.C. e morta nel 123, nasce in Gallia, a Nîmes, bellissima città della Provenza, visitata quest'estate. Pensate che sposa Traiano nel 98 d.C., Traiano diventa imperatore, lei la sono sposati prima che Traiano diventi imperatore. Donna colta, misurata, lei rifiuta all'inizio l'appellativo di Augusta, il marito voleva concederglielo al momento dell'ascesa al potere imperiale e lo rifiuta. Lo segue nella grande e più importante conquista di Traiano, forse quella della Dacia, e solo a quel punto accetta l'onore del titolo che aveva rifiutato anni prima. Traiano e Plotina non hanno figli, però Plotina è il consigliere accanto a Traiano, lo segue, lo consiglia e pensate che ha un ruolo decisivo, fondamentale, nel far fidanzare Vibia Sabina, che era la pronipote di Traiano, col futuro princeps, quindi Adriano. Eccolo, vedete che la storia, io stesso vi racconto come Adriano. Come Traiano sceglie in Adriano il suo successore, ma le leve, i figli eh, di queste scelte. Eh, guardo in faccia tutti i miei eh, telespettatori uomini: chi è che ci muove? Eh, chi muove i nostri figli? Eh, chi spesso decide o non decide l'acquisto di una moneta? Le donne, le mogli. E allora ecco che Plotina si preoccuperà di favorire Adriano nella sua scelta. Signore, questo denaro di Plotina ci porta di fronte ai grandi, ai grandi rari, alle, grandi rarità, alle grandi rarità, perché la moneta di Plotina è la moneta delle auguste imperatrici tra le più rare disponibili. Parliamo di un punteggio di 700 punti scusate, di eh, 700... no, di due, 700 punti 265 punti. La richiesta per questa meraviglia, questa rarità al 30% di qualità, la richiesta per questa moneta, mamma mia, mamma mia, plotina. 9.145 euro andiamo a vederne anche il rovescio con la Dea Vesta a sinistra con la mano destra protesa in avanti il Palladium e con la mano sinistra un lungo scettro il, il genere di Plotina è cosa da mettere i brividi collezionisti wake up sveglia muoversi No, assolutamente, incredibile. Sappiate approfittare della grande collezione delle imperatrici, delle auguste imperatrici. Non rimandatela, non, non, siate, eh, non siate nella condizione di... Grazie, chi posso salutare? <ride> Complimenti. Oh, signor Luigi, lieto di sentirla e felice di vederla. Ci, eh, ci vedremo tra qualche giorno. Ma, signor Luigi, perdonne-moi, come diceva <ride> quell'incauto, ma evviva il denaro di Tiberio, ma questa plotina. È una moneta, è una moneta, sì, lo capisco, bisogna eh, essere in quella condizione di scelta un po' più sofisticata e se mi permetto di pensare a lei è proprio perché so quanto sia attento alle rarità, alle monete, non solo per quello che sembrano ma per quello che sono. Questa è una moneta di un'importanza fondamentale, legata a Traiano, quel primo secolo che lei ama. E allora non si può non avere... Una moneta di Traiano è una moneta di Plotina, una moneta di Adriano è una moneta di Sabina. Non si può e non si deve. Si sbaglia. Ci si mette in quella condizione di scelta distaccata dalla concretezza del mercato. Eh, ma questa è una moneta, non è una moneta di importanza, è una moneta non importante, molto più che importante perché questo è uno, lo vedete, imp Traiano. È una moneta che per fortuna è al 30% di qualità. È una moneta che va oltre i 15%. Costa più di un aureo, tanto per capirci. Ed è una moneta di Traiano. Ecco, l'errore che spesso si fa è considerare queste monete come avuse alla collezione delle monete romane. Questo è un aureo di Traiano con un diritto al rovescio speciale. Perché è un aureo di Traiano col diritto di plotina e con il rovescio, con la veste e il palladio. Io, questo denaro di Plotino vorrei davvero farvi fare non un viaggio per il piacere di farlo viaggiare ci mancherebbe ne ha fatti di viaggi ma perché eh, mi piacerebbe davvero metterlo nella condizione di scelta del grande collezionista e lo so che non è mia piaceria dire grande collezionista se luigi perché eh, ognuno di voi dice oh, no ma io non sono un collezionista un grande collezionista io scelgo ma proprio perché lei Ah, ma scegliere le monete per quello che sono, per la storia che hanno dietro, per la forza che si portano, per la difficoltà perché un, moneta, un denaro di Plotina è più raro di un denaro di Traiano, un denaro di Traiano costa qualche centinaio di euro, perché quante se ne sono salvate, quanto rispetto c'è stato per Traiano, molto, e infatti le monete sono arrivate ai giorni nostri, quanto per la Plotina, poco, e allora lo fondo ne faccio altro, è buon argento. Queste sono le monete da non rinunciare. Poi ci si vede, ci studia, si ragiona, i pagamenti, i non pagamenti, ma non stiamo mica parlando di comprarla, stiamo parlando di valutarla. Ecco, io apprezzo e ringrazio il signor Luigi per la conferma di Tiberio che vado a immediatamente togliere il Galba, il Galba, ecco non mi ricordo se il Galba il signor Luigi ce l'ha sinceramente. So che ha un sesterzo di Galba, se ben ricordo, oppure una di quelle monete che dovrà vedere. Mi perdonerà, ma come puoi immaginare ho un fritto misto in testa di, di mancoliste, di collezioni di tutti i clienti, che io non le ricordo. Ma questo galba se non c'è subito. È questa plotina, è questa plotina, è questa plotina, Signor Luigi, questa plotina non la sottovaluti, è una grande moneta nell'anno zero, signori, questo catalogo che accompagna le imperatrici e le auguste imperatrici è allora, se, 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 se ci fosse all'ascolto qualche cliente che iniziò a comprare le monete romane da noi 15 anni fa, ricorderà che all'inizio avevamo un cataloghino analogo a questo, molto piccolino, rosso, e non c'erano così poche immagini e prezzi straordinariamente più bassi di oggi. E qualcuno ha ascoltato i buon consiglio, oggi sorride a 170 denti dicendo. Mamma mia quando ho comprato Iaui a quel prezzo, eh? che meraviglia! Fate lo stesso con queste monete delle auguste imperatrici. Allora andiamo avanti, mi dai ancora un'immagine di questa di questa plotina per favore, perché, perché deve, 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 deve accompagnare. Eh no, e eh no, e no, e no, eh, no, eh, no. eh sì, sì, quel galba, quel galba, quel galba, va visto dal vivo, va visto dal vivo! Perché la luce delle monete è una luce che ogni volta prende un colore suo, è chiaro che ci sono, guarda che meraviglia è questo galba, è qualcosa di incredibile, e chiaramente ci sono monete, l'argento è vita signori, l'argento è vivo, e allora ci sono monete più ossidate, monete meno ossidate, ci sono storie, ci sono passaggi, c'è tempo, ma signor Luigi questo galba mi permetto perché so quanto l'ha colpita. E non lo faccia, non rinuncia a un galba così, lo, ve, lo valuti. Lo valuti. Perché un ritratto così fedele, così imponente, così importante, così mastodontico di un grande soldato, il 69 d.C., è un anno pazzesco: è l'anno dei quattro imperatori e Nerone, Ottone, Vitelio e Galba, e poi Vespasiano, non devono mancare è una moneta che mi permetto, mi permetto davvero di, non, non la, confermo, la confermo io, <ride> ma ci mancherebbe. Però ecco chi, chi ha dimostrato interesse su questa moneta, eh? vedete, il bello delle monete è che ogni, ogni moneta racconta una storia, ogni moneta ha un suo essere, un suo incedere. E i colori, le luci di questo studio a volte ci vedranno monete più brillanti, a monete più opache, a monete più scure ma ovviamente sono il risultato, il frutto naturale di un percorso, una moneta magari che ha subito una, una, una conservazione più o meno ossidante, eh, però non ci soffermiamo troppo, eh, ragioniamo anche un pochettino sul rapporto qualità-prezzo di queste monete, perché altrimenti, altrimenti si va un po' in quel, in quel tunnel senza uscita in cui spesso si perdono delle monete, e eh, per carità, eh, non c'è nulla di obbligatorio, però valutarla, valutarla, questo capolavoro, valutarlo, a me dispiacerebbe, non potesse farlo, quindi eh, io questi argenti, guardi le faccio vedere un'altra moneta a proposito di patina, intanto Galva lo metto qua, perché è a proposito di differenze di, di colore, guarda Alberto te la do, perché vorrei che tu la potessi mettere nel nostro espositore, perché è il passaggio stesso, della della del mondo romano. È il percorso è il percorso che vede i denari progressivamente 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 diventare monete diverse fino ad arrivare fino ad arrivare fino ad arrivare a Costantino. Eh, Costantino amici. Costantino allora, io guardate, vi ho presentato un aureo di Costantino, un solido di Costantino. Un solido di Costantino. È una moneta meravigliosa, una moneta d'oro che è di grande valore. Però, tanto bello quella, tanto bello quel, quell'aureo di Costantino, quel solido di Costantino. Ti ringrazio, Alberto. Ti ringrazio, Alberto. Eh? Ti ringrazio Alberto. Gianluigi, grazie, però come si dice, non c'è due senza tre, ma non perché mi piace scherzare e giocare, perché giustamente era al telefono e non ha, intanto mi ha colpito un po' il suo disinteresse per le gentili auguste e poi mi racconterà il motivo. Però quella, quella Antonia... Eh, allora, imperatrici, sì, ci sono le Faustine, le Giulia Domne. D'argento che costa un pochi soldi può essere una testimonianza. Ma se si vuole prendere una o due monete importanti Antonia Plotina, eh, quelle sono le grandi monete. Ma chiaramente vale per tutti, ma la tengo un attimo in dedica Cristina a Sion Luigi perché, perché lo so che questa moneta se non ce l'ha, e anche se ce l'ha. Me la dai per favore questa immagine di questa moneta di Costantino? Me la dai l'immagine di questo Costantino? Me la dai l'immagine di questo argente ridotto di Costantino? È vero, andiamo tanto avanti nel tempo, non siamo nel primo secolo, non siamo nell'anno dei quattro imperatori, ma siamo di fronte a una trasformazione pazzesca del mondo della coniazione delle monete. Siamo a parlare di una moneta d'argento che addirittura si chiama argente ridotto, coniato in una città che diventa fondamentale per l'impero romano, che è una città tedesca, Treviri in Germania, che eh, diventa davvero uno dei, dei luoghi che sostituisce Roma. Roma ormai non esiste più, ci sono imperatori in questo periodo che vivono in Germania, che vivono a Costantinopoli e che a Roma magari neanche ci vanno una volta. Pensate che cosa è successo. Questo è un argento di Costantino coniato nel 318-319 d.C., con il busto corazzato dell'imperatore, con l'elmo crestato, la lancia appoggiata sulla destra, l'elmo crestato pazzesco, è un elmo eh, che è davvero diverso da tutti quelli che abbiamo visto fino adesso, e sul rovescio la sta due statue della vittoria che reggono uno scudo con l'iscrizione... Vot Pierre, cioè sono i voti ripetuti, gli auguri ripetuti all'imperatore. Questo argento ridotto di Costantino, 30% di qualità, una testimonianza fondamentale di un imperatore che ha cambiato a modo suo il mondo, perché ovviamente la, la, la cristianità, tutto l'editto di Costantino, insomma stiamo di fronte a passaggi epocali. Beh, 2070 euro, al 30% di qualità. Eh beh, eh beh, eh. Signor Luigi, io non per carità, non è che mi voglio, come si dice, concentrare e sfruttare la sua pazienza e cortesia, ma posso alzarmi un attimo? Mi dai il diritto, ce l'hai? Lo voglio in camera. Guarda qui, guarda qui. La, le due vittorie meravigliose, la zecca di Treviri, zecche tedesche, quindi di nuovo una identificazione spazio-tempo fantastica. E poi la cosa che a me ha fatto impazzire di questa moneta, sapete qual è? Dove sei? Vieni, sapete qual è? Guarda questo: guarda che cos'è? Eh? Mai visto. Eh, qui si vede molto bene, è pazzesca, l'elmo crestato, quindi un elmo che ha una configurazione che ci ricorda proprio i corazzieri, ah, immaginatevi la cresta, pazzesco, non si vedeva, non si vedeva, e chi, è chi le ha le monete romane, chi segue la mia trasmissione, le nostre trasmissioni, l'elmo crestato non c'era, non c'è, non ci, gli imperatori sono a testa nuda, hanno, sono laureati, l'elmo lo troviamo su Atena, su Ares, sulle monete greche. Ma l'elmo crestato è bellissima questa idea ed è molto rara. E non si può non avere un argento di Costantino, non si può non pensare a questa parte fondamentale dell'impero romano. E di lì poi è iniziato, ripeto, il percorso di decadenza. E la, la divisione, poi le tetrarchie, poi tutto quello che ha portato poi la parte orientale a rimanere per altri eh, mille anni e poi la parte occidentale, invece eh, con le popolazioni barbariche, i germani. No? Stavo studiando stasera con, con mia figlia, i germani, i Visigoti, gli Ostrogoti, gli Unni, gli Angli, i Sassoni, tutti che spingevano per entrare a Roma. E allora ecco che si decentra, ma in Oriente. È andata avanti, avanti per molto, e questa è zecca di Treviri, bellissima, allora 2070 euro: una moneta che vale davvero la pena di valutare. Quindi, io mi sono permesso di segnalarla a chi ha saputo giustamente apprezzare già i bellissimi denari di Tiberio. Quel galba mi avrebbe davvero, mi sarebbe proprio dispiaciuto non, non avere attenzione su quel galba e su questo Costantino. Amici miei, amici cari, no, 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 non mancate l'appuntamento vincente con questo Costantino. Eccoli qua, bravo, bravo. Quelli, dove li avete mai visti sulle monete romane? E eh dai, e eh dai. Eh, eh, lo vediamo sulla, sulla, vi dai l'immagine del diritto del Marengo di Marengo? Ce l'hai, anche se non è affiancata. Eh, Enrico, vediamo gli elmi, gli elmi crestati in una visione successiva. Dai, io ci sono cose che comprendo nel mio mestiere e cose che non comprendo. Ecco, non comprendo, mi perdoneranno. Coloro i quali fanno discorsi, qui adesso mi manderanno a stendere, di tipo: no? Preferisco, allora, c'è il gusto e sul gusto non si discute, eh, ci mancherebbe. Però ecco che io mi, vi chiedo di fare un piccolo passo in avanti. E oltre al gusto, pensare un po' alla concretezza, alla sostanza, come diceva quello più esperto di me. E la sostanza è che davanti alle rarità non bisogna essere ossessivamente legati a un'idea, il primo secolo, il secondo secolo, gli imperatori eh, di un certo livello, di un certo tipo. Bisogna puntare alle rarità. E quando le rarità sono in grande qualità, a quel punto lì non c'è motivo per rinunciarci. Quindi su questo argento di Costantino davvero vi invito a fare una buona, buona, buona. Buona buona riflessione bene, ma tanto tanto ancora da vedere. Con intanto allora, questo qui lo voglio mettere da parte. Faccio un po' d'ordine perché io, voi lo sapete, sono così un po' disordinato sul tavolo e poi mi sgridano. Allora, la plotina l'abbiamo vista. Allora, vorrei tornare un istante. Ma mi ha ispirato chiaramente la serie di telefonate su quel bronzo di Ares, su quel di dramma di Ares. Solo per chiedere ai collezionisti di monete greche, purtroppo mi perdoneranno, non ho quella selezione, ma è giustificata dal successo che hanno sempre queste monete. Io vorrei averne sempre 10, ma non riesco perché siete sempre molto attenti. Eh, signor Furio, se l'ascolto, aurei romani, lo so che le piacciono quelli, mi stia ancora un attimo l'attesa e vedrà che la stupirò anche questa sera. Se c'è, batta un colpo, mi fa tanto piacere saperla di fronte ai nostri schermi. Questo di dramma di Ares, eh, io sto pensando, <ride> un saluto e mi perdonerà per l'inghippo che c'è stato, signor Francesco, proprio pensando alle monete greche, pensavo a lui, questo didramma di Ares, uno dei bronzi, dei pochi bronzi della collezione che mancano un po' a quella nostra proposta a lotti, Ares al 30%, a 1155, il dio guerriero, e mi è venuto in mente pensando a quegli elmi, ecco, quegli elmi, in questo caso sì, un elmo di Ares, un elmo Corinzio che è restato, ma questa moneta ha 400 anni in più di quella di Costantino se capite che di che cosa stiamo parlando, questa è la grande storia, quindi bella potrebbe essere questa, questa moneta anche in conferma. Bene, a questo punto vorrei ehm, andare a parlare di Aurei Romani e vorrei cominciare da, da una numero 1, e la numero 1 degli Aurei Romani e quindi anzi guarda facciamo una cosa Alberto perché voglio fare una carrellata. Vieni con la camera, tanto gli auri secondo me si vedono abbastanza bene. No, dove sono qua? Scusami. Allora voglio indicarvi in modo che a casa, se c'è preferenza di visione di un aureo piuttosto che di un altro, possiate immediatamente guidarmi. Eh? Quindi ehm, andiamo a vederli. Perché c'è una selezione di auri, sono le 22.17, quindi l'orario giusto, siete tutti all'ascolto e... Eh, mamma mia, allora dai, cominciamo. Augusto, il primo imperatore romano, l'imperatore in vita quando nasce Gesù, tanto per tornare al collegamento col nostro Tiberio Pocanzi visto. Proseguiamo in una bellezza, in una straordinarietà di conservazione un aureo di Claudio e poi a seguire eccola qua la diva Faustina la Faustina maggiore l'Augusta imperatrice moglie di Antonino Pio nella sua presenza meravigliosa che è quella di un aureo proseguiamo e incontriamo e qui vi Metterò in grande difficoltà Settimio Severo, il fondatore della dinastia dei Severi. E poi su in un inedito straordinario, ambito, ricercato, wanted da tutti i collezionisti. Sì, ce l'ho: Antoninus Pius Augusto. Chi è, signori, questo giovane volto? Antoninus Pius Augusto, dai, ditemelo voi. Facciamo un quiz, Cristina, regaliamo un catalogo di monete romane a chi indovina, dai, però non, non imbrogliate, eh. chi, chi ha il catalogo è avvantaggiato, no, sto scherzando. Chi era Antoninus Pius Augusto? Più comunemente detto, e ce l'abbiamo. E poi, proseguiamo. Gordiano Terzo, l'infante. Il quindicenne imperatore romano e poi, signori, qui ci andrebbe il rullo di tamburo perché riuscire a vedere in televisione, in uno stato di conservazione, ciao, Walter, in uno stato di conservazione straordinariamente superiore, quelle monete che sono inseguite dai grandi collezionisti da tutto il mondo, un aureo, signori, coniato sotto durante l'impero di Teodosio II dedicato a Elia Pulcheria, santa Elia Pulcheria, santa Elia Pulcheria, venerata sia dai cattolici che dagli ortodossi, festa il 10 settembre. Allora, avete inteso la potenza della mia proposta di questa sera? Augusto, Claudio, la Faustina, Settimio Severo, Antonino Spius Augusto. Complimenti signor Marzio, sì, Caracalla, Caracalla, un aureo di Caracalla. Ma quando mai, ma quando mai? Un aureo di Caracalla, un aureo di Elia Pulcheria. Mamma mia, mamma mia, signori. Non state soltanto a guardare quelli che tirano un calcio al pallone. Non state a guardare solo quelli che tirano un calcio al pallone, perché loro eh, giocando 90 minuti hanno da che mettere da parte. Voi mettete un po' a riparo i vostri risparmi. E allora, guarda, voglio proprio cominciare con questo caracalla perché non andiamo a mettere nel nostro espositore. Ma chiedeteci quelli che vi piacerebbe vedere magari o approfondire. Perché io sono a vostra completa disposizione. Ma quando io ho un aureo di Caracalla e so quanto sia atteso, desiderato, ricercato, richiesto, combattuto in qualunque sessione d'asta, ho visto dei risultati d'asta da far venire la pelle d'oca sulle monete di Caracalla, sugli aurei di Caracalla. Mamma mia che serata. Che serata. È finita la partita Cristina. E allora? È andata bene o è andata male? Sì, io nel frattempo volevo trovare, perché non ce l'ho qua. Diamogli pure un'immagine, sì, sì, diamogli pure un'immagine, perché possono a casa già innamorarsi di questa moneta. Innamorarsi letteralmente di questa moneta, mamma mia, Caracalla, figlio di Settimio Severo. 201-206 dopo Cristo. Siamo durante l'impero di Settimio Severo. Allora, 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 attenzione. Attenzione. Settimio Severo è padre di Geta e di Caracalla e su questo non ci sono dubbi. Geta e Caracalla, suoi figli destinati a succedergli, lo accompagnano evidentemente già nelle sue campagne militari, normalmente un imperatore romano quando individuava nel proprio erede il futuro imperatore, coniava monete attribuendogli il titolo di Cesare, futuro Augusto. E lo stesso fa Settimio Severo. E lo fa per Gete e lo fa per Caracalla. Ma c'è un po momento, un periodo importante, ed eccolo qua, 201-206, in cui Caracalla viene scelto da Settimio Severo, e da Settimio Severo gli viene già attribuito il titolo di Augusto in correggenza col padre, è una cosa pazzesca. È una cosa incredibile. E allora andiamo a vedere la testimonianza oggettiva di questa scelta nel diritto di questa moneta, che vedete, riporta Antoninus Pius Aug Augusto, nonostante lui sia ancora attendente, tale E Antonino Pio. Perché Caracalla chiaramente era un soprannome. Caracalla era un soprannome. La veste lunga che teneva fino a terra era il soprannome, quindi, che arrivava da quel modo di, di vestirsi che normalmente aveva. Caracalla è individuato come Antonino Pio, nome attribuitogli dal padre Settimio Severo, quando? Dopo l'esito finale a lui sfavorevole della guerra civile tra i vari aspiranti al trono dopo la morte di Comodo. Qual è la scelta che fa l'intelligente Settimio Severo? Cambia il nome del figlio primogenito per legittimare la sua presa di potere, legittimare, scusate, basata su un'adozione da parte della famiglia degli Antonini, e quindi lui si presentava come un erede legittimo di Commodo. E questa moneta racconta questa storia. Il busto laureato, trappeggiato e corazzato di Caracalla bellissimo, pulito, rigoroso e poi, e poi, e poi mamma mia rovescio, mamma mia rovescio dammi il rovescio, esploda questo rovescio con la vittoria centrale ma soprattutto con una leggenda inequivocabile vict part max vittoria partica maxima la grandissima vittoria sui parti la vittoria che viene celebrata è quella dell'esercito romano proprio avvenuta nel 198 d.C. Nel 198 d.C. Quindi quando viene attribuita la correggenza da Settimio Severo proprio a Antonino, suo figlio, Caracalla. Quindi la vittoria viene celebrata proprio Dopo questa grande battaglia del 198, al termine della campagna condotta proprio personalmente da Settimio Severo, con il coinvolgimento del giovanissimo Caracalla, pensate aveva solo 12 anni, quando partecipa a questa vittoria. E il Senato il Senato, pensate, vista la grande dimensione di questa vittoria, è una vittoria pazzesca per l'epoca contro questi parti eh, spina nel fianco di Roma, Settimio riesce a occupare tutte le principali città del nemico e quindi il Senato è indotto ad attribuire a Settimio e a Caracalla il titolo mai dato di Particus Maximus. E questa, questo titolo viene ripreso proprio nella leggenda di questa moneta. Allora io dico che un esemplare di questo tipo, Caracalla, un aureo che manca tanti di voi, che manca tanti di voi. Con questa storia, con questa storia, con questa storia che poi ritrovate anche sui nostri certificati che sempre più vanno a fondo della conoscenza delle monete, lo studio assoluto da parte dei nostri periti che entrano proprio nelle leggende e vi vanno a raccontare la storia nel dettaglio di ogni moneta, guardate quanti elementi. Al 40% di qualità. Signori, a 21, e 50. Il lotto numero 35. Io ho iniziato la visione degli Aoi da questa moneta e ho iniziato perché io credo fortemente in questo auro di Caracalla, perché mi fa davvero venire la pelle d'oca a pensare alla completezza e alla concretezza di questa moneta. Non c'è niente da pensare su questa moneta, non c'è niente da indugiare, non c'è nulla da titubare, c'è solo da fare una cosa: dire Lorenzo, ne voglio parlare. Lorenzo, mettila da parte per me. Fa venire Andrea, fa venire Marco, fa venire Walter, fa venire Pietro, vengo io a trovare Mauro al negozio di Roma. Dovunque siate, ma non mancate un aureo di Caracalla che ha stupito me per primo e ha accompagnato una bella chiacchierata con i nostri esperti che mi hanno raccontato questa storia favolosa. Vi confesso che anch'io ho chiaramente un livello di conoscenza che a volte non mi porta ad arrivare a un livello di dettaglio così superiore. Mai vista questa moneta, questo è il nostro catalogo. Eccolo qua, dedicato a Caracalla, con l'immagine tipo della moneta, con alcune tipologie conosciute, varianti conosciute, altrettanto belle per carità, ma non così importanti e celebrative di un evento storico così circostanziato, la vittoria contro i parti. La qualità, l'avete intravisto forse questo 30%? Questa è la qualità media, quella in cui normalmente Bolaffi dice si trovano le monete. In questo caso abbiamo un poderoso 40%, tanto, tanto di più. E allora, perché lasciare sempre agli altri monete di questo calibro, di questo livello? Anche voi potete accedere alla grande numismatica, al grande bene rifugio, qual è un oggetto di questo tipo. Perché. Le monete voi le comprate, se decidete di comprarle, magari ve le pagate con comodo a rate senza interessi, poi magari andate anche a uh, conservarle per anni, poi le rimettete sul mercato, le vendete sul capital gain non pagate nessun tipo di tassa, commissione e poi sono al portatore, quindi potete tenerle voi, potete lasciarle ai vostri eredi e non ci pagheranno un centesimo di tasse. Allora questo è il vero bene rifugio, ricordatevi. Il vero bene rifugio non è il lingotto d'oro, quanto oro c'è, oh, quanto ne troveranno, boh, quanto è stipato nei cavoli dei cinesi, Pff, tonnellate, russi, chiunque, le nostre, ecco per carità è una leva fondamentale, ma le monete e la collezione sono i veri beni rifugio, ci sono altre cose, ma parlando di numismatica, parlando di monete, perché non sono più ripetibili, e queste non le discuterà mai nessuno, non, non ci sarà il, il momento del, dei Comò di inizio Novecento, eh, dell'art deco o del, del stile impero che vanno e che non vanno e speriamo ritornino. Qui la storia non ve la toglie nel mezzo nessuno, approfittatene. Allora andiamo a vedere anche gli altri aurei ah, perché ce ne sono altrettanto importanti. Allora, ma volevo cominciare proprio con questo caracalla e voglio proseguire, e questo caracalla. E che devo dirvi? Come fai a rinunciare a un Caracalla così? Ma voglio, dai, proprio perché abbiamo visto Caracalla, affianchiamogli suo padre, Settimio Severo. E questa moneta, vedete la bellezza di questi percorsi. Pensate che se Laura, appena visto del 198, abbiamo detto perché celebra questa battaglia, questa vittoria sui parti. L'auro di Settimio Severo che adesso vi vado a mostrare è del 197, quindi dell'anno prima, anno in cui. Guarda che meraviglia questa coppia, padre e figlio. Grazie, Alberto. Settimio Severo, lo vediamo a destra del teleschermo, adesso a figura intera, in questo auro coniato a Roma, proprio nel 197 d.C., con l'immagine. Tipica proprio del fondatore di questa dinastia importante dei severi, sul diritto l'immagine col busto laureato drappeggiato e corazzato di questo imperatore con questa barba tipica che lo contraddistingue, che lancerà proprio una moda. E sul rovescio incontreremo invece la Pax. Ed è molto interessante questa pax perché non è la pace come la immaginiamo noi, no? la pace, un simbolo di un periodo di stabilità, di serenità e tranquillità, è la Pax romana, signori, quella Pax imposta dai soldati, dalle legioni, con la forza, con la violenza e poi stai in pace, ma intanto ti ho distrutto, intanto ti ho conquistato, è eh, bellissimo. Parleremo di banconote e di monete della Repubblica tra un po', quindi non eh, scoraggiatevi per chi <ride> è alla ricerca di un percorso un po' più moderno, ma chiamate, ditelo, mi ha annoiato questa parte sulle monete antiche, possiamo parlare di cose un po' più moderne, possiamo tornare a parlare di Marenghi, possiamo vedere le monete d'oro di Luigi di, di, di Francia, o le monete d'oro di Guglielmina, il Kaiser, ho tante cose da mostrarvi, però come sempre ho bisogno anche un po' del vostro coinvolgimento. Allora, l'auro di Settimio Severo, 30% di qualità, 17.250 euro, lotto numero 34 della serata. Voglio farvi vedere ancora, perché so che questo invece uh, muoverà immediatamente conferma perché è una numero 1, l'auro di Augusto. Eh, quindi adesso chiedo a Alberto di fare ancora un piccolo viaggio verso il nostro softbox perché abbiamo letto di questa fase centrale dell'impero romano, 197, 198, 200, e adesso ci spostiamo invece, facendo un salto indietro, all'origine stessa del, dell'impero romano. E l'origine corrisponde col primo imperatore romano. E il primo imperatore romano, ovviamente, la storia. Ci racconta essere lui, Ottaviano Augusto. Ottaviano Augusto, signori, eccolo qua. Ottaviano Augusto, signori, il primo imperatore romano, colui il quale emerge dopo le Idi di Marz, dopo quell'epoca quell così travagliata che fu eh, di accordi che poi portavano al sangue, quindi. Il triunvirato che poi si trasformò in una lotta per il potere che vide emergere un uomo soltanto. Quell'uomo si chiamava Ottaviano Augusto e la moneta che vi sto presentando è che è una moneta che meriterebbe davvero una, una, un rigore di attenzione fondamentale, perché qui è chiaro che di fronte a tante meraviglie si ha anche un po' di fatica, se vogliamo, nella scelta. Ma davanti alle numero 1, eh, davanti al Marengo di Marengo, davanti al Lauro di Augusto, non c'è da eh, esitare un istante solo perché siamo davanti all'origine stessa. Pensate, questa moneta fu coniata tra il 2 a.C. e il 4 dopo Cristo. 2 a.C., 4 dopo Cristo. 2 avanti Cristo, cioè due anni prima che nasce Gesù Cristo e 4 anni dopo ecco questo è l'anno zero ma non vi viene la pelle d'oca. Isabella, dov'è Isabella? è che, che ormai non mi chiama più non, non ci fa più una, una, un messaggino non fa più le foto al televisore <ride> dov'è finita Isabella? Cristina oh, mia. le grandi telespettatrici clienti polacchi ecco questo è l'anno zero due avanti, quattro dopo Due avanti, quattro dopo. E qui c'è, noi siamo nel 2017 da qui, dall'anno zero, e Augusto è l'imperatore proprio che, oltre a essere, e non è poco, il primo imperatore romano, sarà quell'imperatore proprio che governa quel mondo in cui nascerà anche Gesù. E allora, disponibile questa sera un'aula al 30% di qualità con un bellissimo ritratto di Augusto sul diritto e la presenza sul rovescio degli amati nipoti Caio e Lucio che lui aveva individuato eh, um, avrebbero dovuto essere i futuri augusti imperatori. Moriranno entrambi e lasceranno proprio spazio a quel Tiberio di cui abbiamo eh, qualche minuto fa visto, ammirato e avete saputo confermare il grande, bellissimo denaro. Lauro di Augusto al 30% di qualità, 16.215 euro lotto numero 29 della serata. Bene, allora mi richiedono Marenghi, il popolo vuole Marenghi, allora ho oh, da farvi vedere e questa sarebbe di nuovo un'accoppiata meravigliosa. Poi torneremo sul Marengo di Marengo perché, perché ecco, ho degli altri laurei romani, ho laurei di Pulcheria, una moneta da tappeto a rosso, ho laurei di Claudio, Claudio, il grande Claudio. Però vi sento un po' rilassati quindi vorrei anche un po' capire se continuare a proporvi simili meraviglie o se fare un passo indietro ma non perché perché voglio proporvi cose che vi possano interessare ecco perché vi chiedo un coinvolgimento no, nella trasmissione scrivere un messaggio fare una telefonata un saluto anche mi aiuta a comprendere che tipo di gusto, di piacere, di scelta avete? Io per quanto possibile cerco di orientarmi nella vostra, nella vostra direzione. Guardate, tra, vi presento ancora i Marenghi e poi ve, cambiamo completamente argomento perché abbiamo una proposta talmente bella e ci abbiamo lavorato tanto, quindi non posso non, che, non premiare chi per me ha fatto questo grande sforzo, Erika in particolare, che se l'ascolto saluto, nel proprio nell'allestire delle proposte che possano incontrare il vostro gusto. Parleremo di monete e banconote della Repubblica, con una proposta commerciale pazzesca, quindi ci arrivo tra un istante. Fatevi sapere cosa preferite vedere. Nel frattempo parliamo di Marenghi e vi voglio mostrare il Marengo, ti prego Alberto, di Napoleone Bonaparte. Perché vi ho mostrato, poi vedremo anche questo di Carlo Felice. Vi ho mostrato il Marengo di Marengo e ce l'ho ancora disponibile. Una cosa che non è mai capitata. Non è mai capitata. E tra un istante vi dirò perché, giustamente, avete chiamato. Ma qual era la sorpresa? C'è cioè una sorpresa, sì, la, giustamente la devo fare rendere pubblica, ma con calma ci arriviamo. Allora, di Napoleone. Avete eh, avuto modo di valutare, ed è disponibile per voi, il 40 lire, cioè il doppio Marengo, del 1814, cioè di quell'ultimo anno in cui Napoleone era imperatore d'Italia, perché poi va in esilio all'Elba. Bene, adesso vi, vi faccio un vero e proprio regalo. Guardate questo Marengo di Napoleone. Dai, mamma mia! Allora, dai. Qui, qui Cristina se non, non ci chiamano possiamo anche chiudere e andare a casa, e quindi eh, ti, mando, ti mando a letto prima, perché il Marengo di Napoleone Bonaparte del 1809, primo anno di coniazione di questa moneta, cioè quell'anno successivo all'incoronazione di Napoleone che sarà nel 5, Ricordo che Napoleone nel 5 diventa imperatore dei francesi e poi è anche re d'Italia, ma le monete vengono prodotte soltanto qualche anno dopo e in particolare le monete d'oro, i marenghi e i doppi marenghi nel 1809. Allora poteva capitare il 10, l'11, il 12, qui abbiamo il 9 zecca di Milano e ve lo propongo ed è veramente... Un regalo per uno di voi, non ne ho due, a 1025 euro l'otto 41, Napoleone Bonaparte, re e imperatore d'Italia. Il diritto, il volto di Napoleone Bonaparte, l'841 grazie, Enrico. Sul rovescio, sul rovescio, lo stemma di Napoleone. Guardate che meraviglia è lo stemma di Napoleone. Guardate quest'aquila, le due alabarde decussate e tutto. Tutti gli stemmi nobiliari, 20 lire signori, non parliamo di franchi. Non abbiamo visto settimane scorse i franchi, zecca di Parigi. Qui siamo a, a Milano nel 1809, 1025 euro. Sua maestà, Ampere Napoleone, Roy d'Italie. Bravo, questo è lo stemma di Napoleone. E allora, se a 1025 euro mi disattendete la conferma di questa moneta. L'unico modo che ho per leggerlo è che non siete all'ascolto, perché qui potrei fare davvero l'elenco e non credo che non ci sia l'interesse per un capolavoro assoluto come il marengo di Napoleone. 6 ,45 grammi 45 d'oro, oro 900, 21 mm di diametro, il marengo è sempre moneta importante, non dimentichiamocelo. E allora 1802 il marengo di Marengo, l'origine stessa. 1809 Napoleone è re e di, imperatore d'Italia. Nel 1802 uno è no, Repubblica Subalpina, l'Italia del Ivrea Marengo. Qui invece abbiamo già il re d'Italia. Allora, stasera sono particolarmente gentile. No? Spero, spero di esserlo sempre. Allora, voglio farvi un regalo, anzi due. Chi sceglie un Marengo stasera, questo di Napoleone, quello di Marengo, il Carlo Felice che tra un po' vi mostrerò, avrò piacere, scusate, esco dall'inquadratura, di fare un omaggio prezioso, un omaggio preziosissimo, cioè questo gran bel volume, questa scatola, questo scrigno che ormai qualcuno conosce, è diventato un must in Europa perché ce l'hanno chiesto come brevetto i... I, diciamo i colleghi europei perché i Marenghi, vi ricordo, li collezionano in tutta Europa. Eh? Il Marengo di Marengo è la numero uno di tutte le collezioni dei Marenghi francesi, tedeschi, svizzeri, greci, austriaci, spagnoli: tutti collezionano i Marenghi e che moneta cercano come numero uno? Non il Marengo della propria, del proprio stato, il Marengo di Marengo perché è quello l'origine e stasera ne avete uno al 45% di qualità mi dai un'immagine ce l'hai Enrico guarda che cos'è il marengo di marengo al 45% di qualità a 5.760 ma non è mica voler fare i brillanti dicendo guardate che poi non lo vedete più perché, perché è vero io ho già i nomi dei nostri funzionari che mi hanno detto Lorenzo domani mattina se non è confermato me lo puoi dare per favore, posso averlo perché lo voglio presentare a un mio cliente e noi siamo ben lieti chiaramente di offrirlo, ci mancherebbe. Però sapete noi abbiamo ormai una tradizione nel lunedì sera che vogliamo mantenere intatta, cioè la premiere, vedete e scegliete le prime monete, i nuovi arrivi. E allora, Marengo di Marengo, sceglietelo, vi darò in omaggio il volume la storia del Marengo, eccola qua, il libro che è ormai è un must, l'enciclopedia del Marengo, che racconta l'epopea di questa moneta, non solo con la copertina che ci racconta proprio la battaglia di Marengo e la coniazione di questo 20 franchi, ma all'interno, andandolo a sfogliare, davvero leggerete 90 pagine di storia dedicata al Marengo e allora incontrerete il Marengo di Napoleone. Eccolo qua. Lo vedete l'anno di questa moneta? Guarda, guardami, guarda qua. Guarda, perché sennò no non ci credono. Guardate, quando abbiamo stampato questo catalogo, questo libro, abbiamo scelto una moneta più comune perché fosse più facile avere l'immagine. 11. Io vi sto presentando il 9. Il 9 è il primo anno e non vi chiedo un centesimo in più. E faccio male perché se vi avessi detto che era del 9 e vi dovevo chiedere 200 euro in più, sono sicuro che aveva già la telefonata. E quindi poi sfoglierete e troverete Maria Luigia, i Savoia, il Risorgimento, ecco, la vera e propria enciclopedia del Marengo con tutte le, le tirature e le rarità. E questo vi viene dato in omaggio, ma non basta perché all'interno di questa scatola. Vi daremo un vero e proprio sistema di collezione perché una cartellina per i certificati, un panno di protezione i famosi scrigni ormai orgoglio Bolaffi, cioè dei cofanetti veri e propri ma cofanetto versione 3.0 in legno che richiama l'essenza stessa di questa materia abbinata poi alla bellezza del, del plexiglass che darà chiusura ermetica e delle capsule pronte ad accogliere le varie monete per poter fare un percorso di collezione pazzesco e incredibile. Che per chi vorrà, pian piano, eccolo qua: si concretizzerà con una raccolta completa di marenghi, tutti i marenghi che sono stati coniati sul suolo italiano. Eh, ogni tanto parte eh, qualcosa di che non c'è Eccolo qua: questo è un esempio concreto, reale. Abbiamo fatto una ripresa. Una delle poche volte che avevamo una collezione completa di tutti i Marenghi che possono accompagnarvi nella scelta. Allora, attenzione, s'il vous plaît: chi mi sceglie a 1,025 euro il Marengo di Napoleone, quello del 1809, in omaggio, lo scrigno, il libro, il volume, il catalogo prezzi dei Marenghi, eh? non vi dico il prezzo perché non è elegante, ma anche questo è in vendita e vi viene dato compreso dove troverete tutte le quotazioni di questi Marenghi. Ma voglio farvi, ecco qui, adesso, adesso alle 22.49 io vi misuro veramente, scusatemi. Perché? Perché col Marengo di Marengo, per chi sceglie il Marengo di Marengo, non solo si ah, sì, accaparra uno dei Marenghi di Marengo più bello passati negli ultimi anni, Mesi e volevo dire anni, mi sono corretto perché non voglio essere assoluto. Ma 45% è qualcosa di straordinario. 5.760. Chi chiama in questo momento e fino a mezzanotte, perché l'offerta morirà a mezzanotte. Quindi, non chiedetela agli agenti, non andate nei negozi, non chiamate me domani mattina dicendo Lorenzo. Ma fai uno sforzo. Solo chi chiama adesso avrà compreso nel prezzo. Nei 5, 7, 60, guardate che cosa, mica, oltre che il volume, il libro e quant'altro, un'altra moneta d'oro. Guarda, no, andiamo, a nella, nella, andiamo a metterla nella nostra culla, perché sì, sì, con calma. Chi sceglie, tienila così, fai un fermo, chi sceglierà il Marengo di Marengo, cosa succederà? Lo confermerà. Quindi intanto non lo comprerà, lo confermerà. Avrà modo di vederlo dal vivo a casa nel nostro negozio. Accompagnerà questo marengo. Un altro marengo, il marengo di Umberto I re d'Italia. Moneta d'oro altrettanto importante per peso, dimensione identica a tutti gli altri marenghi. E quando doveste poi decidere di acquistare questo marengo di marengo? Compreso nel prezzo, nei 5,760, il valore ve lo dico: di circa 250 euro. Vi troverete il Marengo di Umberto. Grande, eh? Grande questa possibilità che Bolaffi vi dà. Unica è un regalo, un ringraziamento per chi ci segue fedelmente e chi sempre di più continua ad approfittare delle nostre meravigliose offerte. Quindi, signori, 5, 7, 60, mi raccomando Cristina, due non possiamo accontentarli, Marengo di Marengo e, ah, eh, va bene, avete ragione, ma se, se il Marengo di Umberto ce l'avete, vi sconteremo il valore del Marengo di Umberto dal prezzo, l'ho detto, l'ho detto e non lo, non lo rinnego. Quindi questo ditelo ai vostri funzionari quando doveste eh, incontrarli dicendo guarda... Lorenzo l'ha detto in televisione, io ho scelto il marengo di marengo, lo valuto volentieri, ma il marengo di umberto ce l'ho già. E quindi cosa faccio? Perdo il vantaggio? No, non lo perdi perché eh, il valore di questa moneta ti verrà scontata secca sul prezzo. Io penso che eh, ci siano tanti buoni motivi stasera per scegliere le nostre proposte. Io ho bisogno di... Uh, un minimo di vostra attenzione, io farei una cosa però, sai cosa? Così eh, ci prepariamo per la seconda parte, perché voglio parlare di banconote e di monete della Repubblica, l'ho promesso. Vi mando una carrellata di qualche minuto, così sistema un po' il set. Eh, intanto, voi rivedete perché adesso probabilmente molti di voi hanno visto altre cose, si sono appena sincronizzati e quindi potete ammirare la grande ricchezza di Aurei Romani, i bellissimi doppi Marenghi di Napoleone e Maria Luigia, la possibilità di scelta di una moneta da, da, di bronzo greca, gli argenti di Romani, quindi c'è davvero di tutto. Quindi voi sappiate che il centralino è sempre operativo, aperto, quindi voi chiamate, se nella pausa vedete qualcosa di cui volete approfondire dopo la pausa e poi ci vedremo con queste due meravigliose proposte, due, due, um, qualcosa di meraviglioso, Amarcord si richiama, e ne parleremo tra pochi minuti, a tra poco. Eccoci qua, con quel marengo di marengo che stavo ma gustata insieme a voi questa, questa carrellata perché credo oggettivamente che ci siano eh, possibilità di, di scelta davvero un po' per tutti i gusti, per tutte, perché effettivamente confronto con tanti di voi che mi dicono guarda Lorenzo, a me piacciono le monete moderne c'è chi dice guarda a me piacciono le monete antiche e allora ecco nella nostra trasmissione cerchiamo proprio di dare un equilibrio di gusto oltre che di eh, chiaramente di valore perché poi c'è chi giustamente in tutto questo ci prenderei tutto però <ride> c'è un, un valore quel Marengo di, di Marengo, gli aurei romani il denaro di Costantino, quello di Sabina So, ci sono delle cose che mi lasciano un po', un po stupito comunque andiamo avanti allora adesso eh, abbiamo cercato di dare un nome a questa offerta ne parlavamo oggi eh, con i miei collaboratori e ci è venuto in mente così rubandolo un po al cinema con grande rispetto una, un titolo no? vedrete infatti il, il nome di questa offerta e l'abbiamo chiamata Amarcord. Amarcord Amarcord ovviamente di Felliniana Memoria la Marcord è un, una parola in dialetto che significa mi, io mi ricordo, no? e quindi è questo, questo bellissimo titolo che dava appunto a questo film che credo molti di voi abbiano visto. Dice che c'entra Marcord, Fellini con, con, con Bolaffi, con le monete. Beh, la Marcord per noi è un po' un mi ricordo, ecco sì, stavo guardando, mi ricordo la, eh, la lira. La lira, ecco, questo è il ricordo. La lira che eh, ormai mh, i nostri ragazzi non sanno cosa sia, noi cominciamo a, a veramente ormai non dico non ricorda più, però la tendenza a fare il cambio, no? quanto costa? 20 euro, ah, 40.000 lire, abbiamo un po' smesso di farlo, non sento più tanto in giro, quindi sempre di più ce ne stiamo dimenticando. Chissà che poi non torni, insomma, quello poi no. Analisi un po' troppo complicate, non mi ci dentro. ma quello che è importante per noi è ricordare questa lira attraverso le monete e le banconote che avevamo in tasca, che abbiamo avuto in tasca fino al 2001 e lo facciamo proprio con una proposta che è qualcosa di meraviglioso, lo andiamo a vedere subito. La proposta si articola su due collezioni, due meravigliosi album che contengono le monete e le banconote, le monete e le banconote che ci raccontano proprio il periodo della Repubblica. Eccole qua, monete della Repubblica. Passo la mano, guarda che faccio un effetto cinematografico, in realtà è soltanto la luce. Vieni, Alberto che è? Monete della Repubblica Italiana e banconote. Allora, che cosa c'è all'interno di questa meravigliosa raccolta? Andiamo a vedere. Apriamo l'album delle monete, monete della Repubblica Italiana. Beh, all'interno di questo album, signori, troviamo, pensate, 24 monete, cioè tutte le monete emesse dalla zecca di Stato e dalla zecca di Roma, dall'inizio, da dei primi anni, dal 1946 fino, in questo caso, agli anni 80 fino al 1981, vedete, le lire della Repubblica eh, italiana. 24 monete che abbiamo inserito già in un album pronto ad accoglierle ed eccole qua, adesso io sfoglio l'album, ma in realtà poi Enrico, appena mi darai un ok, abbiamo una bella immagine che ci racconta che cosa. Le prime serie, eccole qua, la serie Arancia, Spiga, Grappolo d'uva che chiaramente ha nel primo anno il 46, sono un po' a testa giù, eccole qua. Adesso però teniamo un attimo ancora l'album, ti prego Alberto. Eccolo qua, la voglio sfogliare, perché poi la andiamo a vedere nel dettaglio. Questo album, vedete, ha le taschine con all'interno le monete, delle pagine che sono descrittive della moneta stessa, in modo che si possa ricostruire una volta... Che tirate fuori la moneta dalla taschina? È un, un compito molto facile, le monete non sono sigillate e pian piano andiamo a ripercorrerlo, questo meraviglioso ehm, periodo. 40 anni circa: che a un certo punto incontrerà le lire cornucopie, il delfino, tutte monete in grande qualità, prossime al fior di conio, i due lire il, eh, ramo d'ulivo e poi e poi le 50 lire. Le 50 lire, mamma mia, ve le ricordate? Vulcano in Acmonita, ma pensate che in questa raccolta incontreremo anche le monete d'argento. E infatti, dal 58 in avanti le, la, le famose 500 lire caravelle, e poi, poi l'Unità d'Italia del 61, le prime monete in argento che circolano in Italia dopo il boom economico, quindi i famosi anni 60. Ed ecco che ripercorriamo la tutta. Vado un po' veloce perché voglio arrivare, sto fremendo a darvi la quotazione. Ma guardate, proseguiamo, 24 esemplari, quindi ancora tanti argenti, il 500 di Dante, la Roma Capitale e poi ancora il Marconi, il Nacmonita in argento. Beh signori, 24 monete. Adesso sì che a Enrico le andiamo a vedere tutte ben schierate. Con, pensate... Sette esemplari in argento e le altre 17 in grande qualità. Mi fai vedere i sette argenti che da soli non solo valgono il prezzo di tutta questa collezione, ma vanno ben oltre, ben oltre. Abbiamo l'immagine, se ce l'hai mi dai un ok, sì va bene. Eh. Eccole qua le sette monete in argento di questa collezione: il 500 lire con le caravelle, il, il bellissimo Dante 61, eh, eccolo qua. E poi ah, ancora il troveremo guarda qui che meraviglia Roma Capitale, il 1000 lire, monete in argento fior di conio mai circolate. Guardalo qua il Marconi con questi cerchi concentrici a ricordarci. A ricordarci la radio, l'invenzione di Marconi, e poi Michelangelo. Allora, sette monete d'argento. Virgilio, guarda che cos'è. Più altre 17 monete a raccontare la lira nei primi 40 anni. E compreso vi daremo anche l'album e le pagine in cui andare a inserirle. Guarda che bello, Michelangelo. E dice, ma... È un'offerta meravigliosa, quanto costa? Aspetta, aspetta perché non è finita, perché in parallelo alle monete circolavano le banconote, la carta a moneta. E allora ecco qui che ci siamo superati. Una collezione di banconote, banconote d'Italia, che inizia proprio raccontandola questa storia, che ha un inizio chiaramente... Nella luogotenenza, quel periodo di passaggio dal regno alla repubblica, siamo nel 44, pace, libertà, lavoro, e poi la ricostruzione, i primi passi della repubblica, e quindi eccoli qua. Questo è un libro, oltre che un album, che racconta le banconote associate vedete, a, li, a quelle che sono le monete, perché a un certo punto circolano la, le banconote in sostituzione delle monete i 500 lire d'argento, la gente le tesorizzava, allora ecco che vengono sostituiti dalle banconote. E allora eccola qua la grande proposta, vi diamo 15 banconote che ci raccontano quel periodo che va dal 44 con la logotenenza, con la lira il 2 lire, vado un po' veloce ma poi ci torno, eh? il 5 lire perché qui voglio aprire il centralino il 10 lire, le 4 banconote del 44 e poi i 500 lire a retusa, eccole qua le banconote che sostituiscono quelle monete in argento e poi abbiamo i 1000 lire verdi, abbiamo il Galileo, tutte chiaramente i fior di stampa, il mercurio del 74 il, il 76 col 10.000 lire a dreda castagno Qui il 5.000 lire Antonello da Messina, il 1.000 è Marco Polo, il 10.000 lire Volta, il 5.000 lire Bellini, il 1.000 lire Montessori. Mamma mia, mamma mia, non finiscono più, non finiscono più. 15 banconote. E allora qui voglio, voglio un'immagine mia, anche così. 24 monete della Repubblica, con 7 esemplari d'argento. 15 banconote che vanno a cavallo tra Regno e la Repubblica. Gli album, le pagine, il catalogo che adesso vi mostro, mi fa veramente piacere poter dire, valore di listino, guardate, più di 1000 euro per le banconote e quasi altrettanto per le monete, tutte e due. A 650 euro! Ah ma amici, l'842, apriamo il centralino, non possiamo accontentare tantissimi, non possiamo. Guardate, abbiamo dovuto fare i salti mortali. È proprio un, un invito al collezionismo. A 690 è già un prezzo di super invito e lo sapete. Chi, chi riceve i nostri cataloghi del Collector Club con le proposte delle banconote, con le proposte delle monete della Repubblica, lo può testimoniare. E se non ci credete andate sul nostro sito, bolaffi.it, Collector Club e andate a vedere a quanto vengono proposte le singole monete, le singole banconote. Approfittate di un'offerta irripetibile, grazie i telefoni cominciano a squillare, ma non ho... Possibilità di accontentare che pochi di voi potete avere finalmente la possibilità di superare. Qualcuno di voi ha visto riproduzioni, ha visto delle robe indicibili. Queste sono monete e banconote autentiche e lo potete verificare il valore sul catalogo. Che vi regalo, vi regalo anche un catalogo. Sì, Cristina, cerchiamo di rispondere a tutti. Abbiate pazienza, vi fate i numeri. A 6,50 con ulteriori 40 euro di sconto vi do anche il catalogo, il catalogo vi racconterà che cosa? Quello che vi sto raccontando io, cioè l'importanza di queste monete, tutte catalogate, tutte inserite, adesso ve le voglio far vedere, proprio sul nostro catalogo, vedete? Catalogo, monete della Repubblica Italiana che racconta proprio le prime serie, le vedete? Ulivo, Cornucopia, guardate che meraviglia, con tutte le tirature, con tutti i valori, e poi tutte queste monete le trovate, e poi trovate anche dentro le 500 lire Caravelle, sì, ecco, non troverete il bandiere Rovesciate, mi perdonerete, ma è una moneta che ormai vale più di 20.000 euro, ma troverete poi le altre monete d'argento, troverete l'Italia Elmata, troverete la... La, la, le monete di Virgilio e poi le banconote, e anche queste sul catalogo potrete andare a vederle. Adesso ve lo faccio vedere perché parleremo delle banconote anche sul catalogo e questo vi darà possibilità: sapete di fare che cosa? Di dire: 'Mamma mia, quanto ho fatto bene a prenotarne una'. Guardate le banconote alla loro tenenza, guardate la lira, il 2 lire, il 5, il 10 lire, e poi le banconote di che vi ho mostrato, tante altre potrete poi andarle a inserire se vi farà piacere, ma intanto 15, guarda qua il 500 lire a Retusa. Eh, allora, riassumiamo perché è un'offerta pazzesca. Grazie per le prime tre conferme, ma non arrivo a 10 amici, non arrivo a 10. Mi perdonerà chi arriva tardi, chi magari ha già spento e dice ma l'ho scoperto il giorno dopo e non so se riesco ad accontentarvi. Ripeto. 24 monete autentiche coniate dal 46 all'81, i primi anni della Repubblica. Monete d'argento, 7 esemplari più altre 17 molto importanti. Autentiche, garantite, certificate, in grande qualità. Splendido fior di conio con fior di conio gli esemplari in argento. Allora, tanto perché non si pensi che sia un trucco televisivo, come vuol dire? Vieni con me Alberto. Io voglio far vedere agli amici a casa che le monete sono facilmente eh, utilizzabili e fruibili sui nostri album. Ma se uno ha piacere, dice ma guarda, voglio vedermi quel bellissimo. Ah, Questo a me piace tantissimo la Roma Capitale. Estrai facilmente la monete libera. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Mille lire d'argento, chi lo sapeva che c'erano mille lire d'argento? E queste monete circolavano, in realtà hanno circolato pochissimo perché la gente le capitalizzava e le conservava, le mandava a valore sull'argento. Guarda che cos'è. Allora, soltanto la collezione delle monete supera i 700 euro oltre 900 la collezione delle banconote, cioè, ma perché fate un'offerta così vantaggiosa? Signori, questi sono veri e propri inviti al collezionismo, c'è chi li sa accogliere, ogni tanto riusciamo a farli, ogni tanto riusciamo a offrire le monete, ogni tanto le banconote, stasera è una qualcosa di unico, ehm, l'abbiamo presentato eh, forse una volta, un grande successo e tanti ce l'hanno richiesto, abbiamo lavorato, abbiamo cercato, abbiamo... Vi ha allestito qualche lotto e questi lotti ve li abbiamo portati a vostra disposizione. 650 euro, regalateli ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri figli e ai vostri nipoti, che la Lia non l'hanno mai vista. Eh, la Lia non l'hanno mai vista, ne hanno sentito parlare, sentono il nonno che dice... Eh, ma quello lì non vale 4 lire. Ma cosa vuol dire 4 lire? Vuol dire 4 di queste monete. Venite a vedere la lira. Venite a vedere la lira. Venite a vedere la lira. La lira arancia. Questa è la prima lira coniata in Italia, nella Repubblica. Guardate qua. Quando i vostri figli e i vostri nipoti vi sentono dire non vale una lira. Una lira, il nonno comprava, il papà comprava. Ricordate la nostra storia, l'abbiamo stasera vissuta con le monete romane, con le monete greche. È una storia di Marenghi dell'Ottocento. Questa è una, moneta, è una storia più recente. Eh? È fantastico. Signor... Chi posso salutare? Buonasera signor Antonio, complimenti, complimenti. Margherita, grazie. Che bello le signore. Signori, raccontate la storia. Io ci tengo davvero. Allora, qual è il... Ragazzi, ma la Bolaffi cosa fa? Regala. Come mai hanno un valore di catalogo così alto e riescono a fare queste offerte? Signori, la Bolaffi investe su di voi. Io sono sempre molto schietto. Investe su di voi cosa vuol dire? Che questa è un'offerta che praticamente non ci paghiamo neanche il costo. E abbiamo deciso di fare... Questo investimento, potevamo fare dei cartelloni pubblicitari, una pagina sui Corriere, sul, sui giornali, costa. Quando noi facciamo una pubblicità costa. Allora cosa diciamo? Bene, non possiamo, no, non, eh, visto il costo, dobbiamo avere il prodotto che ha un prezzo più alto per rientrare dei costi. Noi preferiamo fare un discorso diverso. Vi diamo 15 banconote, Attenzione, questo album ve lo diamo con tutte le pagine. Cosa vuol dire? Eccola qua, la no, il nostro investimento. Che se vi verrà voglia poi, magari la portate avanti la collezione, inserendo altre banconote. Intanto trovate tutti i fogli, per poter portare avanti la collezione di tutte le banconote della Repubblica, magari. Questi fogli sono bellissimi, questo è un album, un libro, quello delle banconote è stupendo, perché uno dice: vabbè, ma il biglietto di Stato 10 lire di luogotenenza. Guarda, soltanto questa banconota vale il lotto delle banconote. Che Cos'è? Qual è la sua storia? Ecco, questa è la banconota nella sua taschina protettiva. Attenzione, eh, non, è, non è una fotocopia. Eh. Qui c'è la banconota, perché sennò qualcuno pensa siano delle immagini a colori. Banconota, sul retro del foglio, la storia della banconota. Tienimelo, tienimelo. La scritta Marcord, perché qui, guardate, me ne rimangono pochissimi. Non cioè, pensavo, ma non pensavo un successo così. Ah, diceva. La, te lo presentavo alle nove, quando ci sono tutti, le esorrevamo in mezz'ora. Beato chi c'è. Ecco la storia della banconota sul retro della, della, della pagina. Ogni banconota viene a essere raccontata. E allora ecco che dovete fare un regalo. Ma perché io insisto sul regalo? Perché, perché approfittate di una quotazione pazzesca. Eh, vi, fa, vi togliete il piacere di avere veri e propri oggetti da collezione, molto importanti. Nel 1958, sentite questa, sentite questa, nel 1958, stiamo parlando della, ban della bancotta 500 lire a retusa, eh? nel 1958, leggo, debuttano le monete da 500 lire argento caravelle, create da Giampaoli e Veroi, a testimonianza del mondo di un'Italia un ricca ed operosa, racconta la storia, eh? Pochi anni dopo, tuttavia, iniziano ad essere tesorizzate per il loro valore intrinseco che supera quello nominale. Per questo vengono creati biglietti di stato a Vetusa, particolari soprattutto per i soggetti che illustrano l'aquila, la che ghermisce i serpenti, i delfini, la ninfa e quant'altro. Fatto da Renato Maura, autore del Gronchi Rosa, Francobollo. Ecco, vedete, adesso non vi annoio con tutta la storia, ma questo dimostra come questo 500 lire. Adesso no, eh, diventa veramente difficile, lo, lo faccio in diretta. Guardate, tanto lo appoggio qua perché voglio farvi vedere il perché questo Amarcord è così bello e importante. Perché questa banconota, ed ecco quindi perché sono importanti le, le monete, le banconote, chiedo scusa: perché non sono state create per essere collezionate, ma sono state create per essere usate. Poi c'è il caso, c'è la, la possibilità che si crea nell'attenzione e nell'interesse. E allora, guardate qui, <ride> questo, questo è a signori. Aspetta che la drizza. 500 lire caravelle, 1958, che fa parte di questa offerta e la trovate, viene dagli italiani tesaurizzata per il valore dell'argento, quindi non la spendevano. La gente dice, qua c'è più argento del valore nominale. Allora cosa è costretta a fare la zecca italiana? A produrre una banconota che sostituisce la moneta d'argento e la banconota è qui e la trovate nell'otto a 650 euro con ulteriori 40 euro di sconto. Ma credetemi, avremmo dovuto non solo non fare lo sconto, ma aumentarlo il prezzo. Ma abbiamo detto 2017, un anno meraviglioso insieme a voi e vogliamo continuare a premiarvi. Signori, quattro mi dicono ancora disponibili, non una in più, non una in più di questa proposta. A Marcord a 650 euro voi avete, lo ripeto, 24 monete, eccole qua. E vi arrivano tra l'altro non già nelle pagine, eh, non già inserite, perché sennò si perde tutto il gusto, tutto il piacere, ma vi, verranno, vi arriveranno in un contenitore, anzi, vi arriveranno. Quello voglio specificare, Ciro Lorenzo. Ma a un prezzo così pazzesco, devo chiamare e fare il bonifico? No, qui vale la stessa regola: chiamate, ve ne mettiamo da parte una collezione di banconote, una collezione di monete, e poi verrete a trovarci voi in un nostro negozio. Verrà a trovarvi un nostro funzionario e sfoglierete gli album. Vedrete le monete, e deciderete se acquistarle. E anche qui, magari potete fare una piccola dilazione di pagamento se vi è comoda e vi do. Guardate, è sgarbato, però io sono uno molto pragmatico. Il catalogo 30 euro costa, lo so, non è un colpo di... di Ciro Lorenzo, ma mi, mi scivoli... Ma per dirvi che lo sforzo è enorme, vi regaliamo anche il catalogo dove andrete a fare un'operazione bellissima, quella di andare a vedere il valore di tutte queste banconote, di queste monete e lasciamo perdere la bellezza di questi album che sono fatti con materiali molto pregiati, le ricostruzioni storiche e andrete a vedere, sommando, il valore di catalogo di listino di queste monete e banconote e direte veramente... Bella, bella, bella questa offerta, Guardate da qua la lira arancia che vi ho mostrato poc'anzi, e quindi il connubio tra monete e banconoti, il parallelismo. Allora, 650 euro. Guardate, stasera abbiamo parlato di aure romani che costano decine di migliaia di euro, abbiamo visto monete dell'Ottocento in oro, è altrettanto belle e importanti, ma non dimentichiamoci anche il gusto, il piacere anche ludico del collezionismo, quello che ti permette di assaggiare, di testare. Allora Lorenzo, io ho piacere di fare una raccolta, anche come diversivo, come approfondimento, come studio, però du smont dolcemente, voglio entrare a piccoli passi, no? in punta di piedi. E allora cosa c'è di più bello di avere non delle figurine, attenzione, delle riproduzioni, delle stampe, ho visto delle robe assurde, banconote in oro, Champagne. Ma banconote e monete autentiche, e non una, non due. 24 monete, cioè tutta la monetazione completa dal 46 all'81. Quindi anni 40, anni 50, anni 60, anni 70, anni 80. Eh? Più 15 banconote che vanno dal 44 al 2001 praticamente. Un escursus meraviglioso. 6,90 ancora scontati a 6,50. Abbiamo un'altra conferma il signor Roberto che ce ne ha ordinati due, uno per sé e uno per la figlia. Eh, il signor Roberto ha fatto una cosa giustissima, quella di pensare a sé e pensare anche ai figli. Perché è un qualcosa di unico, è un'occasione, però il signor Roberto, complimenti, eh, ha abbassato la quantità di disponibilità, ma io non mi muovo perché siete tutti a chiamare. Abbiamo qualche linea libera, eh, vi chiedo scusa se non siamo riusciti a rispondere. Rifate i numeri, ripeto: 15 banconote, una più importante dell'altra. Le banconote della luogotenenza, che cos'è la luogotenenza? Eh, siamo nel 1944, quel periodo in cui. Il re Vittorio Emanuele III si vede costretto ad abdicare, ma non passa il titolo di re a Umberto II, ma di luogotenente al regno. Ecco che in quel periodo veramente critico vengono stampate le quattro banconote che avete appena visto, quelle da una lira, due, cinque, dieci lire. E poi c'è tutto il percorso, i 500 lire di Mercurio. Quanti di voi ricordano stipendi, acquisti di automobili? Quanto costava una? Una 500 negli anni 70, eh? bello a ricordare, e sono tutte banconote in grande qualità, perché la difficoltà delle banconote, amici, è che sono di carta. Dice che banalità che hai detto Lorenzo? No, attenzione, la carta tende a usurarsi facilmente. Le banconote le tenevamo, le teniamo nei portafogli, in tasca, nelle borse, le spiegazziamo perché non c'è motivo, non è anche un oggetto della collezione, nascono per essere utilizzati. E allora? E allora? E allora ecco che per tro trovarlo in questo stato di conservazione facciamo un lavoro faticosissimo, le monete d'argento. Ma a 650 euro, un buon mercante che vi dice ti do set le sette monete d'argento, un album e il catalogo già sta è tirato al limite, al massimo. E guarda qua, Virgilio, 19 avanti Cristo 1981. Il cavallo e il leone, guarda che bella questa immagine di Virgilio. Questo che state vedendo fa tutto parte di questa proposta. Amarcord, mi dite se non è il, il nome giusto per una raccolta di questo tipo. Amarcord, cioè come dicevano in Romagna, no? nella bella vita di Romagnola, Amarcord mi ricordo, è dialetto romagnolo, mi perdoneranno, eh? i nostri amici che ci seguono a quelle belle terre diranno mamma mia come hai storpiato la pronuncia. Ecco, però mi ricordo, mi ricordo la lira. Mi ricordo la nostra moneta, mi ricordo la nostra storia attraverso questi album, attraverso queste pagine ricche di storia. In Roma Capitale, guarda che bella è questa moneta. Eh? Tutte in grande qualità, tutte a fondo specchio, fior di conio, signori 6,50 sono le undici e mezza a mezzanotte, chiaramente. La trasmissione si conclude e si conclude anche la proposta. Ecco, non eh, vogliatecene, ma non esiste possibilità di rivolgersi a un nostro negozio e dire posso avere la collezione di banconote e di monete a 6,50? Vi guardano con gli occhi spalancati dicendo ma cosa dice? Ah ma lo visto in tv? e Le diranno la ragione, però sale, le offerte tv sono esclusive a tv. Sono il premio ai nostri telespettatori. E allora non solo abbinarle insieme a un premio, ulteriormente scontarle di 40 euro, che è quasi un 7%, un più sul, sul, sul prezzo. E gli album, le pagine, lo, il catalogo. Ah, io impazzisco, impazzisco. Allora mi diciamo mamma mia, due. Due Cristina disponibili ancora. Mamma mia, che, fantastico. Due signori, due per due telespettatori nuovi amici amici di lunga data collezionisti di ogni genere non manchino una raccolta di questo tipo e poi lo dico portatevi avanti anche con i regali di natale perché è un istante avete due figli due nipoti ehm, 300 euro a testa li spendete per comprare se, se, non voglio fare nessun esempio perché poi però Provate, fate anche un test di, di portata, come dico io, cioè di portata vuol dire di capacità di questi ragazzi anche di andare un po' oltre il solito. E allora provate a mettergli sotto il naso una collezione. Ragazzi magari che hanno 12 anni o che ne hanno 30, perché poi pensiamo sempre quando si pensa a un nipote a un figlio. Ecco, ditevi, questa era la nostra storia, la storia recente. Questo è Papà che guadagnava queste monete, nonno che guadagnava queste monete, le ha spese, ha costruito il successo con fatica alla nostra famiglia. Beh, io credo che ci sia emozione nel considerarle, non credo che si, pensiamo tutti che i nostri ragazzi siano così avidi. in realtà se le cose le si spiega, allora ecco perché questi volumi, questi, questi album, questi cataloghi che raccontano di ogni moneta. Guardate, andiamo a vedere, 500 lire caravelle la prima moneta d'argento coniata dopo il Regno d'Italia, quindi dal 1936 non si coniavano più monete in argento. E c'è tutta la storia che la racconta, ci parla del Giampaolo, del Veroi, della storia con cui è stata creata questa, questa, questa moneta. E quanti di voi si ricordano invece la caccia al 500 lire con le bandiere controvento? Eh? Un saluto carissimo a Mr. Bridge, eh? chissà se all'ascolto capirà. E non in codice, e poi, e poi, e poi le altre monete, le monete d'argento di Roma Capitale di Dante. Guardate, che bella la moneta dedicata a Dante! E allora, gli studi, quella dell'Unità d'Italia e quella del 61, dei cent'anni dell'Unità d'Italia, Dante, Dante Alighieri e le fiamme dell'inferno. Mi ridai le sette monete d'argento, Enrico? Perché io non posso chiudere la trasmissione con due lotti ancora disponibili. Senza assegnarli, perché sono già soltanto le sette monete d'argento, guarda che bello. 500 lire caravelle, la prima moneta d'argento della Repubblica. La moneta del 61, i 100 anni dell'unità d'Italia, Dante con le fiamme dell'inferno del 1965, Roma Capitale del 70, grande annata. Eh? Poi 74, Guglielmo Marconi, 500 lire, 75, Michelangelo, Buonarroti. E poi e poi ancora, poi ancora, 500 lire Virgilio 1981, bimillenario della nascita di Virgilio. Quanti spunti di studio e di approfondimento per questi ragazzi? Ma non ci sono solo le sette monete d'argento che già basterebbero. A giustificare il prezzo, ma anche altre 17 monete, le prime serie, la prima serie della lira. Ogni tanto ci telefonate dicendo: Ma siete voi che vendete delle riproduzioni? No, noi vendiamo le monete autentiche. Dai, allora io poi passo ad altro, ma guardiamole così: sì, sì, guardiamole così perché queste sono le 24 monete. Le vedete, le avete visto nell'album, ma ve le stomose, la lira cornucopia. La 5 lire delfino, guarda che belle, che belle, che ricordi, eh? Il 2 lire ulivo, ramo d'ulivo, è l'essenza stessa dell'Italia, quella spiga, eh? Metaponto, gli amici, con le stesse monete greche. 50 lire, guarda qui, che bello, 70. Ma poi anche il 20 lire, in bronzi, i primi 20 lire. 100 lire, Minerva. Il 100 lire, Guglielmo Marconi. E poi come sempre dal vivo sono ancora più belle perché poi qui le luci fanno sempre il bello e cattivo tempo delle monete. il 200 lire, ruota dentata. E poi di nuovo. E poi argenti, eccoli qua. Ma ah, questo è il, il 100 lire, fame del mondo. Il 200 lire dedicato alla FAO, l'Accademia Navale di Livorno. Ma avete un figlio nato nel 70, siete nati noi nel 70, 75. Mamma, ma quanti spunti ci sono in questa collezione! Ma davvero, sarebbe un peccato. Ma anche le scegliete, avete un monte monete, davvero di banconote con cui potete divertirvi ad accontentare parenti e amici facendo un presente. Noi scommettiamo tutto noi signori, tutto noi, perché poi molti cosa fanno? La scelgono e poi magari fanno proprio così, la separano, non portano avanti la raccolta. Se vi farà piacere saremo lieti di seguirvi. Diversamente avete fatto un'acquisizione veramente straordinaria. Neanche al costo, credetemi, eh, investiamo tutto su di voi. E quando si fa una pubblicità, questa è pubblicità. E se c'è qualcuno che fa marketing all'ascolto potrebbe confermarlo. Questa è pubblicità. pubblicità. Cos'è pubblicità? È dire io non faccio praticamente altro che investire sul cliente dando una proposta così bella a un prezzo pazzesco, 6,50 a Marcor. Eh? 15 banconote e 24 monete, tutti gli anni della Repubblica, i primi anni dal 40 all'80 e 15 banconote con un percorso che va addirittura dal 44 fino al... 2000 praticamente perché abbiamo proprio le ultime banconote. Le vediamo ancora una volta queste 15 banconote, poi davvero non insisto ulteriormente perché non c'è da insistere. Eh, ci fosse la, 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 la direzione all'ascolto direbbe Lorenzo, ma il tuo tempo in televisione usalo per magari eh, consigliare monete ben più importanti, ma come faccio io? Io devo assolutamente regalare anche questi bellissimi... Queste bellissime chance che Boraffi mi dà possibilità di offrire. Quando ce le ho eh, eh, non dico che dovrei dedicarci una serata. Non ho iniziato alle nove perché altrimenti non avrei avuto da chi, di che poter accontentare tutti. Quindi abbiamo iniziato un po' tardi. Ma direi che spero e credo ne sia valsa la pena per chi ha saputo attendere. Eh? attendere. Bene, allora. Un istante torniamo sul doppio Marengo di Napoleone e Maria Luigia, adesso mh, lo rivediamo, 1814, ultimo anno di Napoleone imperatore re d'Italia, sulla moneta d'oro de, del valore di 40 lire, offerta a un prezzo very, very interesting, perché una qualità 40% a 1350, la moneta di sinistra, il doppio marengo e qui i vari amici signor Tiziano, mi in mente, signor Tiziano, un saluto, mi è in mente adesso il nostro amico che ci segue, Gran Collezionista di Banconote, Gran Collezionista di Monete d'oro, ad esempio Gran collezionista di Marenghi, questa coppia di doppi marenghi si prende, si mette via. Eh? Si mette via, signor Alfredo. Maria Luigia, sua consorte, nel 1815, anno del congresso di Vienna anno in cui le viene assegnato il Ducato di Parma a Piacenza e Guastalle, abbiamo disponibile anche il 40 lire di Maria Luigia a 1.400. Monete d'oro gr grandi anche come dimensione e come portata, sono grandi monete d'oro, sono 19 grammi d'oro, eh. scusa, 12,9 grammi d'oro, do doppio marengo. E poi ho il marengo di Napoleone, e allora per chi ama Napoleone come figura, allora pensate che bella l'accoppiata, io ho messo insieme i doppi marenghi ma anche il marengo del 1809 primo anno di coniazione dei marenghi di Napoleone Re d'Italia col doppio Marengo ultimo anno di coniazione eh, e cosa, cosa stiamo aspettando questo marengo di Napoleone così bel conservato ha una proposta di 1025 euro 1025 euro. Vi ho offerto anche il Marengo di Marengo. Eh, se, se insisto sul Marengo di Marengo sapete perché? Perché mi eh, dispiacerà dover dir di no a tanti di voi nelle prossime settimane che stanno inseguendo il Marengo di Marengo, perché eh, chiaramente la disponibilità di un esemplare è trovato in questa qualità, perché poi giustamente qui mi me prendo merito e colpa, sono io a dirvi inseguite la qualità, quando c'è inseguite la qualità. Allora, il Marengo di Marengo che è copertina, che è moneta tra le più ambite a livello europeo, ha una qualità media del 40%. Quindi il catalogo Bolaffi recita che bello si trova al 40% e noi siamo contenti. L'esemplare che vi offro stasera e che ho la fortuna di presentarvi del 1802 Andis è al 45%, quindi già di un passo superiore: Liberté, Egalité e Ridania. Ridania era la terra bagnata dal Po, quindi è anche qui il Po andava avanti. E quindi Napoleone, vedete, aveva, questa è la Repubblica Subalpina, ma Napoleone aveva già un'immagine, un'idea di conquista e infatti poi quando a Milano si andrà a incoronare re d'Italia, vedete che il suo percorso è stato immaginato. Diamo la quotazione di questo Marengo, perché come faccio io a completare una trasmissione? Con offerto il Marengo a 5,760 e l'8,39? Il lotto 39 a 5760, me lo vai a mettere Alberto vicino al marengo di Umberto, perché tra l'altro, stasera vi sto facendo l'offerta davvero interessante che già da sola merita il marengo di Marengo, ma addirittura vi dico che chi me lo va a confermare si trova nella condizione migliore, perché avrà in omaggio tutto il kit per la collezione Marengo, quindi il volume l'album, i cofanetti, il libro, tutto il catalogo e in più, in più si troverà in una condizione di scelta privilegiata. Qual è? Ecco, mi piace perché qua si nota anche un aspetto. Chi sceglie il Marengo di Marengo potrà dire: L'ho scelto in diretta alle 23.42 e mi hanno garantito possibilità di. Avere compreso nel prezzo, se deciderò di acquistarlo, il Marengo di Umberto I, re d'Italia. In alternativa, se il Marengo di Umberto lo avete già o semplicemente preferite approfittare di uno sconto, 250 euro di sconto sul prezzo del Marengo di Marengo. Quindi, voi cosa dovete fare? Chiamare, confermare e metter via. E, e tirare un sospiro di sollievo nel dire finalmente il Marengo di Marengo l'ho messo via. E poi avere, poi ci pensate. Quando verrà a trovarvi il nostro funzionario, quando verrete in negozio direte ho scelto, tanto arriveranno insieme. Il Marengo di Marengo, puff, vi verrà dato. Oppure guarda il Marengo di Marengo ti voglio i 250 euro di sconto. Mica male, mica male. Vedete il marengo di Marengo come è più grande del marengo di Umberto. E beh, sì, dovete sapere amici che la prima coniazione porterà un marengo in dimensione leggermente superiore a quello che poi sarà lo standard adattato, adottato, cioè il marengo di Marengo chiama 23 mm, 22, 23 contro i 21 poi dello standard, però il peso è identico, perché quello che importa il, pa il peso, il valore dell'oro contenuto all'interno. Questo è molto interessante, quindi una moneta a distanza di, eh, vedete, 1802-1882, se ricordo bene, 80 anni dopo, il mango di Umberto. Però quello che c'entra, quello che importa, è che pesano entrambi 6 grammi e 45, bellissimo. Il mango infatti è più sottile avendo questo diametro leggermente allargato, questa è una curiosità molto bella. Tra l'altro è un caso ma eh, vi manterrò questo se non lo scegliete, quello di Umberto proprio 80 anni dopo, così a celebrarlo questo Marengo di Marengo. Bello, bello, mamma mia, mamma mia. Ma perché non... Ecco, qui no, non volete confermarlo, mi dite perché. Cioè, perché non, cioè, non riesco a intenderla la vostra scelta. È chiaro che eh, ci mancherebbe, però cioè, io so che... Uh, il marengo di Marengo, vedete, è la classica moneta che i nostri agenti, i nostri funzionari offrono a qualunque cliente, a chi colleziona le monete a 100 lire, a chi colleziona le monete più antiche, perché è veramente un must. Cioè uno può dire, Lorenzo, io della collezione di Marengo ho fatto la collezione delle monete del Regno d'Italia, colleziono le monete romane, colleziono le monete greche, colleziono le banconote, le monete della Repubblica, ma il marengo di Marengo, sapete perché è fondamentale? Perché è la nascita del sistema decimale, quello che usiamo ancora oggi? Sì, 20 euro, 10 euro, 50 euro, 200 euro, non è null'altro che una conseguenza naturale di quello, cioè di un percorso. Prima del Marengo c'erano eh, tagli differenti nelle vari, nei vari stati. A un certo punto l'intuizione di dire: ma perché non prendiamo questa moneta? Stabiliamo che il peso, il di 6 grammi 45, il contenuto d'oro all'interno, il diametro, sì, poi è uno standard, ma in realtà il diametro non era così fondamentale. Poi si decide di farlo comunque di 21 millimetri. E non lo facciamo diventare comune per tutti i paesi europei. E infatti si crea l'Unione Monetaria Latina, stati che decidono di, di utilizzare questo standard. E pian piano crescono questi stati, si uniscono e aumentano. E allora ecco cosa succede, che i belgi i tedeschi, i francesi, gli inglesi, no, gli inglesi no, però avranno la sterlina gli spagnoli, utilizzano questo standard. E poi su questo costruiranno i le, le sistemi di monetazione con multipli e sottomultipli, con monete d'argento, gli scudi che hanno un rapporto preciso sull'oro. Sull allora perché io insisto sul Marengo di Marengo? Perché se ci fosse l'ascolto oggi... Qualcuno dal Belgio, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla, dalla Grecia, che colleziona Marenghi, che è un po' come voi dice: Io faccio i Marenghi sul suolo italiano, il Belga fa i Marenghi sul suolo belga e quant'altro. Il Marengo di Marengo lo vuole chiunque perché è l'origine di tutto per tutti. Capite la differenza, capite l'importanza, e allora, davvero, liberatevi dalla. Dalla quella convinzione che non faccio per voi questa moneta, fa per tutti e st mi stupisce dover continuare a forse non trovo le parole giuste, se così è, ditemelo. A, non vi devo convincere, il mio mestiere è spiegare, il mio mestiere è dare consulenza. Caracalla, caracalla, cioè, io porto un di caracalla, M non lo so se andrò a presentarvi la Pulcheria stasera perché oggettivamente è mezzanotte meno 10 e mi dispiace un po' correre. Vi ho presentato già aure importanti e mi eh, credo quindi che ci siano condizioni di scelta. Questo aure di Caracalla non è un aure di Caracalla qualsiasi. Dice ne voglio scegliere uno stasera. Cosa scelgo Lorenzo? Ho visto diverse aure. Caracalla, dammi un primo piano. Dammi un primo piano di questo rovescio, sì, proprio del rovescio, bravo. Perché su questo rovescio si cita vittoria parti maxima, la, vittor la massima vittoria sui parti. Quindi una celebrazione assoluta mai vista su una moneta per quella che è la vittoria che Settimio Severo, che aveva già associato nell'anno di coniazione di questa moneta, suo figlio primogenito Caracalla, al trono e lo aveva già indicato come Augusto, una cosa che ha sconvolto gli, gli schemi tradizionali, cioè dammi il diritto di questo Caracalla. E vedrete che c'è scritto Antoninus Pius, che è il suo nome vero, Augusto. Ma questa moneta l'hanno fatta nel, nel 201-206. Quindi l'hanno fatta quando Caracalla era associato all alla correggenza con Settimio Severo, ma celebra la vittoria avvenuta nel 198 proprio contro i parti e massima espressione affidatagli su questa moneta, la troviamo sul rovescio, la troviamo sul rovescio, la troviamo sul rovescio, vittoria partix massima. Non si è mai vista una cosa del genere. La grandissima vittoria sui parti. Vengono assegnati i titoli di Particus Maximus a Caracalla e a Settimio. Non si erano mai dati e queste, queste cariche vengono riprese su questa moneta. 21.850 euro. Questa è una moneta è Cara, non è cara. Io vi potrei dire che ho visto assegnata a, a questa moneta a prezzi incredibili, fuori dall'ordinario. È una fortuna averla. Oggi è una fortuna averla a questo prezzo. Guarda lì la, la parte dove era. Guarda il volto del giovane Caracalla. Allora mi consiglio: Lorenzo una moneta romana stasera. Io ho di che consigliarti, ma questo Caracalla, questo Caracalla, non una moneta di Caracalla, questo Caracalla. Qualità superiore alla media, la vittoria vittorialata sul rovescio, la guarda, hai un primo piano di questa vittoria, Lata, perché andiamo a godere tutti i particolari, tutti i particolari. La leggenda che va intorno alla personificazione della vittoria, con la corona nella mano destra, la fronda di palma nella sinistra, secondo i canoni della tradizione greca. Bellissimo, stupenda nello stato di conservazione. Caracalla, amici, ma un caracalla che toglie letteralmente il fiato. E allora io ho altre monete, io ho un augurio d'Augusto che non dovrebbe mancare a nessuno di voi. Ma mi soffermo su questo Caracalla perché è un inedito assoluto, è un qualcosa di eh, stupefacente per la storia che ci racconta, per la leggenda, per l'attribuzione della, della correggenza di Augusto, imperatore, a quella di Settimio, vittoria partica maxima. Mamma mia, mamma mia. Non sto chiaramente a dirvi quanto possedere già un di Caracalla sia un dettaglio, cosa vuol dire? Vuol dire che qui, eh, lo dico proprio molto sereno, non eh, preoccupatevi, eh, prendete uno, due, tre, le monete romane, le monete greche, signori, sono degli unicum, possederne una, possederne due, eh, non è che cambia, accresce, migliora. E impreziosisce la vostra collezione. Ognuna di queste monete brilla di luce propria assoluta e, come tale, sceglietela sempre per arricchire le vostre raccolte. Non c'è motivo per rinunciarci un istante. Un istante: mamma mia, guardate il volto. Sorridente, giovanile. Pensate che Caracalla quando va in guerra, associato a suo padre come Augusto, è giovanissimo, è un bambino. Eppure seguirà il padre in guerra. Pazzesco, pazzesco. Particus Maximus. Andate a cercare sui libri di storia: quanti imperatori hanno avuto l'attribuzione da parte del Senato di Particus Maximus e quante monete hanno poi riportato questa importante attribuzione sulla moneta stessa? Sulla moneta stessa. Sulla moneta stessa. E poi l'audio di Settimio Severo. Allora sì che bisogna fare una coppiata con il padre, con la moneta del 197, guardate la storia come si, sì, questa è una moneta di, di grande rarità, cognata l'anno prima di questa battaglia, di questa vittoria, al 30% a 17,250 questo aureo. Ehi signori, qui si sale, qui si entra nel grande collezionismo, quello che tante volte voi immaginate non sia per voi. Ma informatevi, chiedete, approfondite. Eh? Chissà se sono all'ascolto i tanti nuovi eh, telespettatori che, proprio magari, ci seguono a seguito di questo annuncio che abbiamo fatto via radio, la nostra bella pubblicità radiofonica, i contatti: tanti contatti che sono arrivati e l'invito che abbiamo fatto a seguirci. Diteci se c'è così la possibilità, il vantaggio di seguire. Alle parole, la visione non costa nulla vedere queste monete, ragionare, vedere i certificati, le garanzie, le protezioni che vi diamo. Il catalogo: eh sì, abbiamo parlato di cataloghi, prima parlando di banconote, di monete. Ma il catalogo delle monete degli imperatori romani è quello che vi dà le quotazioni, i prezzi, le garanzie di rarità di queste monete. Ecco perché non si può. Non avere un vademecum, e questo è Bolaffi che vi segue. Dice: Ma perché in, il valore sale nel tempo? Perché ogni volta che vedete questo catalogo aggiornato, vedete le quotazioni in salita. Sì, io ho tre minuti, tre minuti. Beh, intanto, guarda, tre minuti l'ultimo. Mi dice Cristina che, che è arrivata l'ultima possibilità di conferma. Dai, voglio regalarla qua l'ultima possibilità di conferma. L'ultima immagine: 15 banconote. 24 monete tutto il percorso della Repubblica dal 46 all'81 15 banconote che vanno dal 44 al 2001 un escluso meraviglioso a ah, Marcord l'abbiamo chiamata dammi qualche immagine Enrico come puoi che, che faccia vedere le 24 monete di cui 7 in argento e le 15 banconote a 650 euro l'ultima disponibile guarda Chiudiamo a mezzanotte con l'ultima conferma. Se c'è, se no la metteremo a disposizione separandola di chi poi andrà a scegliere uno o l'altra, pagandola ben di più. Ma oggi non pagate nulla. Sì, anche a mezzanotte mandate un messaggio se non volete chiamare e confermatela perché avete 24 monete. Passa a vedere le monete, così eh, Enrico riusciamo ancora a regalare un'immagine delle 24 monete. Perché queste che abbiamo visto sono le banconote, il catalogo, l'album, le pagine e le monete. Eccole qua: 24 esemplari, le prime serie e poi 7 esemplari in argento. 6,90. Questa l'abbiamo chiamata Marcord, Mi ricordo la lira a 6,50. Un prezzo che non è neanche un invito, è un regalo, davvero. Neanche, neanche le spese ci paghiamo, ma è un vantaggio che vogliamo darvi per dare. Il, per davvero piantare il seme del collezionismo e se poi sboccerà sarà il nostro vantaggio nel magari portarvele avanti insieme a voi queste collezioni. Ma non fatemi mettere via l'ultima senza un nome e una prenotazione. La prenotazione non è impegnativa, vi mette in condizione di dire io l'ho scelta 6,50, la valuto e poi decido se acquistarla. Se non l'acquistate, non è successo niente perché anche questa è giusto possiate vederle dal vivo, ve le porteremo, verrete nei nostri negozi, sfoglierete gli album, vedrete le banconote Fior di Stampa, le monete Lucenti, Fior di Conio, direte mamma mia quanto c'è, quanto ce n'è, e deciderete se acquistare. Allora noi siamo praticamente ai saluti, 4, ah, 40 secondi, eh, mamma mia. Quindi io non posso che dire che per i più timidi lascio il centralino aperto come al solito ancora un 10 minuti dopo mezzanotte, e quindi chi volesse confermare ancora quel Marengo, quella, quel Caracalla, il Napoleone, il doppio Marengo, insomma ne avete ancora di che scegliere. Eh, vi do appuntamento a lunedì, ma seguite bene anche tutto il nostro palinsesto. Venerdì conoscerete anche i nostri nuovi presentatori. Quindi c'è una Bolafi che continua ad andare avanti e io quindi non posso che ringraziarvi, salutarvi. Augurarvi una serena, buonanotte e come sempre sogni d'oro.